questo webinar di TTS Italia dedicato alla nuova direttiva ETS. Vedo che sono già appunto collegate 47 persone. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare, di aderire, che sono collegati oggi pomeriggio. Olga sarà lei a spiegarci tutto della nuova direttiva ETS che rappresenta per TTS Italia, per tutti noi, di nuovo un momento molto importante. È un atto normativo europeo estremamente importante per tutto il nostro settore, su cui vorremmo lavorare intensamente quest'anno, come sempre, con l'aiuto di tutti e in collaborazione anche con tutte le altre associazioni che rappresentano stakeholder in questo settore. Quindi io non voglio rubare tempo, volevo solo fare un saluto a tutti di benvenuto, di ringraziamento e poi lasciare subito la parola a Olga perché so che ci saranno veramente parecchie informazioni da dare, non sarà nemmeno semplice farlo proprio per come è stato concepito questo atto normativo, ma credo che sia insomma importante, interessante per tutti noi, quindi buon lavoro a tutti. Grazie Rossella, adesso noi pure siamo in presenza, ci sono delle persone qua che insomma sono venute a unirsi a noi in questo momento, che li ringrazio, perché saremmo soli, quindi è meglio avere un po' di compagnia onestamente. Ecco, allora, dunque, tu hai detto una cosa, scusate, ma mi sentite tutti? Sì. Io non sento niente. Allora, perché non vedo neanche nulla. È perché da tutti. Ah, ok, va bene. Dunque, dicevo, allora, Rossella ha detto, la nostra Presidente, ha detto una cosa giustissima, ossia che la trattazione della nuova direttiva ETS, la 2661 del 2023, è estremamente complessa. È complessa perché è stata concepita in maniera complessa questa direttiva. Quindi, diciamo che anche noi abbiamo avuto delle difficoltà a, in qualche maniera, interpretare un po' il testo della commissione, perché in effetti la lettura è veramente non agevole. Allora, andiamo un attimo nel vivo della situazione. Noi vediamo male Leonardo perché non vediamo i titoli. Scusa, magari mi hai questa cosa di sopra, io riesco a vedere qualcosa bene. Scusate. Ah, ecco, perfetto, mettila a lato, grazie. Allora, vabbè, ok, qualche mese fa. Dunque, allora, questa intanto ho detto una cosa, una premessa di base. La direttiva, la 2661, in effetti non è una nuova direttiva, cioè è una direttiva ma modifica la direttiva esistente, la famosa 40. La 40 è quella che diciamo ci ha accompagnato perché è del 2010 e ci ha accompagnato tutti questi anni, quella che ci ha dettato un po' la guida del settore dal 2010 in poi. Quindi di fatto è una modifica di questa direttiva, per cui la lettura, cioè cercare una chiara lettura di questa direttiva, perché molte persone fino ad oggi ci hanno detto, cioè, ma come si legge? In effetti non è banale la domanda, perché insomma, cioè, si legge male, diciamo la verità, perché è una modifica di un testo esistente, quindi o c'hai tutti e due i testi accanto oppure non ne capisci niente. Io voglio essere onesta. Allora, infatti, in effetti abbiamo discusso parecchio. Cosa fai? Okay. Abbiamo discusso parecchio per quanto riguarda, diciamo, la chiave di lettura da dare alla presentazione di oggi, per far capire bene, diciamo, qual era un po' lo spirito di questa direttiva, di questa nuova direttiva della 2661. Allora, intanto ho detto qual è l'impianto. Chiaramente io sono ingegnere, non sono un giurista, per cui mi sono fatto aiutare da un giurista per capire bene insomma anche come interpretare la cosa. Intanto qual è l'impianto della direttiva 261, cioè che com'è concepita, perché questo va capito, perché siccome c'è una confusione tremenda fra i vari articoli, bisogna capire, almeno ai nostri occhi c'è una confusione tremenda fra i vari articoli. Abbiamo chiesto proprio a un giurista di farci capire qual è l'impianto della direttiva. L'impianto è questo, nel senso che la direttiva, la 2661, è composta da quattro articoli fondamentali, e cioè l'articolo 1, che è quello grosso corpo, che riguarda le modifiche della direttiva 40, poi c'è l'articolo 2 che è il recepimento, l'articolo 3 che è entrato in vigore, l'articolo 4 i signatari. A questi quattro articoli poi seguono quattro allegati, che sono il primo e riguarda i tutori prioritari, il secondo
i principi, un attimo Marco, scusa, noi poi lo manderemo a tutti quanti questa presentazione, quindi ok. Vabbè, poi il secondo riguarda i principi per le specifiche che sono gli ITS, il terzo l'elenco tipi di dati e il quarto l'elenco servizi ITS. Quindi atteniamoci a questo impianto, perché nel testo saranno richiamati, allegati, articoli, eccetera, che poi riguardano la 40, non riguardano questa, cioè questo è il punto, perché la confusione, secondo me, secondo noi, perché il povero Leonardo si è, diciamo, anche impazzito a cercare di capire come andare un po' a configurare la cosa, cioè che essendo una modifica, di fatto vengono citati gli articoli, gli allegati e la direttiva 40. Quindi dobbiamo cercare di capire cosa riguarda la 261 e cosa riguarda la 40. Questa è una cosa, diciamo così, che sembra banale, ma in realtà è proprio il cuore della spiegazione. Quindi, questa slide che dà l'impianto della direttiva è tenuta ben presente, perché è questa la nostra guida. Cioè, che tipo di impianto ha? È questo qui, quindi teniamoci questa come guida. Innanzitutto, però, io vorrei dare, perché è importante capire cosa ha portato, quali sono le motivazioni che hanno indotto la Commissione a fare una nuova direttiva, cioè che hanno portato alla 2661. E questo è importante perché, adesso possiamo dire quello che vogliamo, però di fatto, cioè quello che è il cuore, insomma, sì, della filosofia che è alla base della direttiva 2661, è che evidentemente la direttiva 40, che è del 2010, non rispondeva più alle innovazioni tecnologiche e a tutto quello che è intervenuto negli anni seguenti, perché chiaramente è stata concepita in un certo quadro, lasciatemi dire, tecnologico, e adesso il quadro invece è completamente diverso, perché completamente, cioè è un quadro, diciamo così, molto più evoluto, perché innanzitutto sono intervenute una serie di normative nel frattempo, giustamente, che in qualche maniera vengono richiamate poi dalla 261, e poi perché c'è stata tutta una serie di politiche mezzo fatto dalla Commissione, nonché di innovazioni che sono intervenute nel frattempo. Allora, diciamo così, che innanzitutto ho detto una cosa fondamentale, cioè il concetto alla base della nuova direttiva è il fatto che i trasporti sono, diciamo così, fondamentali, sono che diciamo, lo sappiamo tutti, però sono sempre meglio di vedere. Sono alla base dell'economia europea, quindi, e che diciamo che la congestione, il costo annuale della congestione impatta per l'1% sul PIL dell'Unione Europea, per non parlare degli incidenti stradali. Di conseguenza, diciamo che è importante dedicarci, sì, perché di fatto c'è un impatto forte sull'economia dell'Unione Europea e quindi dei vari Stati membri, non banale, diciamo così. Inoltre, ci sono state delle politiche che sono intervenute nel frattempo, dopo il 2010, in particolare la politica più importante è quella espressa dalla comunicazione sulla strategia per la mobilità sostenibile e intelligente di dicembre 2020, che è proprio, diciamo così, quella che ha dato origine proprio alla direttiva alla 261, cioè praticamente, cioè, attenzione, perché in effetti, come sapete, insomma, le politiche comunitarie sono dettate dai libri verdi. In questo caso, questa ha fatto una comunicazione che dice: scusate, però queste qua sono le cose più importanti. E in questa strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, la direttiva, la futura 261, diciamo che era un pezzo, perché in effetti, detto questo, in questa strategia qua rientra tutto il discorso del traghetto digitale, del trasporto merci, insomma, tutta una serie di cose, c'è un po' un capitone in cui c'è tutto, di fatto. Poi, inoltre, un'altra cosa importante è i famosi impatti, cioè negli anni la Commissione ha anche pubblicato il famoso elenco dei KPI, cioè il Key Performance Indicator, cioè degli ITS, e di fatto hanno calcolato in qualche maniera, diciamo, l'impatto delle tecnologie ITS sulla sicurezza stradale, sull'efficienza, sulla gestione del traffico, eccetera. Quindi di fatto, insomma, hanno capito che c'era tutto un discorso di impatto economico, di impatto sociale degli ITS che richiedeva, e quindi di progressi tecnologici che richiedeva una revisione della direttiva 40.
Inoltre la direttiva 40, come tutti noi sappiamo, non è da sola, ma si porta dietro tutti i quelli delegati che sono stati fatti nel corso degli anni. Quindi di conseguenza diciamo che questo poi è la filosofia che è la base della revisione della direttiva 40. Allora, in particolare la direttiva, questi sono tutti i processi che l'Europa fa in genere per le varie normative, insomma, è stato fatto un processo di consultazione degli impatti della direttiva 40 che ha coinvolto diversi stakeholder. Allora, in maniera diversa, sono stati fatti tre processi di consultazione. Una consultazione pubblica che è durata, diciamo, mese, mi pare di capire, non mese, e che ha coinvolto imprese, associazioni, abbiamo risposto poi noi, e poi c'è la consultazione pubblica aperta dopo, tramite un questionario invitato ai soggetti interessati, e poi consultazioni mirate, tramite un contatto online, interviste, seminari, eccetera. Quindi diciamo che si è fatto tutto quanto un processo di consultazione per capire, sia pubblica che mirata, ripeto, per capire se effettivamente c'era da parte degli stakeholder l'esigenza, veniva fuori da parte degli stakeholder l'esigenza di aggiornare la direttiva 40. Considerate qua, per esempio, è citato il Comitato Europeo sugli ITS, che di fatto coinvolge tutte le maggiori associazioni europee che hanno interessi nell'ITS, ad esempio ACEA piuttosto che Ertico, piuttosto che insomma altre, IRU, eccetera. Quindi di fatto chiedono proprio a quelli che sono i portatori di interesse fondamentali, cioè, scusa, ma voi vi interessa che questa direttiva venga aggiornata o no? Cioè, questa era la domanda, il titolo praticamente. Allora, che risultati sono stati di questa votazione? Questi qua sono importanti perché ti fanno capire come di fatto, cioè perché la direttiva 40 sarà aggiornata in quel modo. Allora, è diciamo così, che la votazione ha portato a diversi risultati. Intanto è venuto fuori l'esigenza di rivedere la direttiva 40 perché sono state rilevate delle criticità. Uno, la mancanza di coordinamento ha diffuso gli ITS a livello, diciamo, europeo. Questo era in realtà uno degli obiettivi principi della 40 all'epoca, e in effetti è stato disatteso perché non ci sta questo coordinamento. Poi la diffusione degli ITS è anche molto spesso e volte è letta inefficace, non soltanto parliamo dell'Italia, parliamo di tutta l'Europa, quindi non è che ci mettiamo noi sempre nella prima fila. E poi bisogna chiaramente tenere maggiore attenzione ai temi della comunità cooperativa connessa e normalizzata, perché sono i concetti base in questo momento su cui tutti quanti si confrontano. Inoltre sono poi, non a caso, i concetti su cui vengono messi più soldi, i soldi in questo momento, cioè nel senso che se noi pensiamo ai programmi Horizon, pensiamo ai CEF, insomma, praticamente i finanziamenti sono proprio su questi temi qua, sono da cooperativa connessa e normalizzata, e anche mobilità verde, perché poi c'è tutto il discorso dei veicoli verdi, che insomma, però diciamo che molti soldi, se noi pensiamo a quante le call CCIM sono messi. Inoltre c'è una riluttanza persistente a condividere i dati, perché questo è un problema anche nostro, insomma, nostro italiano, che per pensare, per esempio, alle difficoltà che ha, che ne so, adesso faccio un altro esempio, che ha come si chiama, l'osservatorio per il TPL, perché di fatto del ministero, che di fatto non ha molti dati, perché nessuno li, perché diciamo c'è una certa riluttanza da parte delle aziende TPL a alimentare l'osservatorio. Di conseguenza, cioè, il problema del conto dei dati è un problema grosso. Poi allora inoltre questa votazione ha evidenziato che la diffusione di ITS è ancora limitata in termini geografici, e quindi bisogna, diciamo, garantire anche l'interoperabilità, la cooperazione, la condivisione dei dati. Diciamo di dire una cosa, insomma, che uno, che la parola che è stata usata ben molto nei test inglesi, ecco, di jeopardize, parete, cioè che c'è una diffusione a macchia di leopardo sostanzialmente. E praticamente, in particolare in alcune zone non c'è nulla, che in genere sono
le zone, diciamo sì, di maggiore, come si potrebbe dire, insomma, al sud Italia, piuttosto al sud della Spagna, la Grecia, cioè voglio dire, sono dei posti in cui non è proprio, non c'è quella, diciamo così, quella diffusione coordinata e continuativa, come si potrebbe dire, ma c'è una diffusione a macchia di leopardo che predilige certe zone piuttosto che altre, questo va detto, quindi è anche un problema di tipo sociale sicuramente, di equità sociale. Allora, inoltre, come ho detto prima, solo in questi anni, insomma, parliamo di 13 anni, se parliamo del 2023 chiaramente, ci sono state tutta una serie di normative che sono nate, che sono state elaborate nel frattempo, che comunque impattano il settore. E una fra tutti, per esempio, la FTI, cioè la Electronic Freight Transport Information, per esempio, che insomma è una normativa importantissima che riguarda il trasporto merci, per esempio. Poi ci sono tutte quante le normative, tipo anche quella della privacy, quindi il GDPR, le norme sui diritti e obblighi dei passeggeri, la strategia europea dei dati, quindi tutta l'infrastruttura per i combustibili alternativi, quindi tutta una serie di normative che sono tenute nel frattempo, che di fatto non sono considerate nell'impianto della DTA 40, questo è ovvio per motivi, diciamo così, temporali. Di conseguenza bisogna tenerne conto, chiaramente. Allora, quindi qual era, diciamo così, l'opzione, qual erano le opzioni che la Commissione si trovava davanti? Si trovava davanti tre tipi di opzioni, cioè come, nel senso che poniamo sul problema: se io non sono il direttore generale, che ne so, della DG Move, devo capire, cioè, come imposto la nuova direttiva. Cioè, intanto vengono fuori che la direttiva è, diciamo, importante andare ad aggiornare. Ok, primo risultato. Seconda cosa, il problema che sorge è come imposto la cosa. Allora, ci sono tre opzioni che sono state considerate. Uno, un'opzione un po' più light, chiamiamo, cioè rinforziamo i principi di coordinamento e diffusione. Due, perché potremmo dire un'opzione medium, rendiamo obbligatori raccolte e messe a disposizione dei dati sociali. Terza, che è opzione più, diciamo, strong, che potremmo dire, è rendiamo obbligatori i servizi essenziali. Allora, è che il concetto di obbligatorietà è un concetto pesante, perché vuol dire rendo obbligatorio, cioè tu devi farla questa cosa. Quindi è un'opzione che ha un costo maggiore, chiaramente, però hanno valutato che il rapporto costi-benefici sia, diciamo così, quello migliore. Di conseguenza, in quanto di fatto, essendo un'azione shock, sostanzialmente assicura al meglio la diffusione rapida e coerente dei servizi ETS. Perché è importante? Perché grazie ai benefici che sono stati, diciamo, calcolati in precedenza. Quindi di fatto la strategia adottata per l'elaborazione della direttiva è l'opzione 3, cioè praticamente rendiamo obbligatori la fornitura dei dati essenziali, dei servizi essenziali. Intanto una cosa importante in questo discorso è questo, che praticamente l'elaborazione della direttiva rende di fatto, lasciatemi dire, insomma, quasi obbligatorio pensare in termini di servizi di mobilità e non in termini di sistemi di mobilità. Questa è una cosa importante, cioè nel senso che proprio cambia completamente il paradigma. C'è una cosa che fino adesso noi abbiamo parlato di sistemi di mobilità, che sono sistema trasporto aereo, trasporto stradale, cioè adesso parliamo di servizio, e quindi cambia un po' il paradigma di come si riesce a vedere, e quindi le politiche che vengono fatte sulla mobilità. Ok, quindi questa qua è l'opzione che sarà adottata. Chiaramente chi ha domande lo può tranquillamente fare, noi siamo qua per rispondere. Allora, adesso andiamo a disaminare, a fare la disamina, no, del ETS. Dunque, allora, come ho detto prima, noi internamente abbiamo discusso molto, anche, ripeto, con l'aiuto di un legale, di come poter impostare questa disamina. Allora, siccome abbiamo detto prima che questa è una modifica, di fatto noi siamo andati a fare un esercizio certosino, cioè abbiamo preso il vecchio destro e quello nuovo, l'abbiamo messo accanto. Di fatto è questo, cioè, in maniera brutale, ma è così, perché per cercare di capire, l'ha messo in rosso, quindi queste sono le modifiche introdotte.
perché questo è un lavoro che potrebbe essere utile, visto che alcune persone fino adesso hanno detto scusate, questo è poco leggibile, cioè, o so tutti e due accanto, non capisco niente, cioè la verità è questa. Di conseguenza abbiamo fatto questo tipo di lavoro, cioè, abbiamo visto articolo per articolo della 40, ribadisco, adesso ci sono sopra, che cosa è cambiato della nuova e cosa è rimasto. Allora, abbiamo adesso, allora, come detto, riprendo un attimo l'impianto della TIA che abbiamo visto prima. Allora, l'impianto della TIA è che l'articolo 1 riguarda tutte quante le modifiche della TIA 40. L'articolo 1, attenzione a non confondere con l'articolo 1 precedente, l'articolo 1 della direttiva 2661 riguarda tutti gli articoli della TIA 40, cioè comprende, è un corpo grosso che comprende tutte quante le modifiche, ok? Quindi quando io dico qua articolo 1 è l'articolo della 40, quindi abbiamo messo praticamente accanto l'articolo 1 vecchio, la 40 e l'articolo 1 adesso com'è modificato, sostanzialmente è questo. Cioè, se non è chiaro, ce lo dite, però cioè, noi abbiamo veramente discusso in maniera pesante, insomma, come porla, perché in effetti, cioè, secondo me così si vede a impatto, cioè si vede qual è l'articolo vecchio o l'articolo 1. Ribadisco, attenzione a considerare la numerazione di questi articoli, perché noi siamo adesso nell'ambito dell'articolo 1 della 2661, che si vedete, declina nella modifica dei vari articoli della 40, non so se mi sono spiegata, ok? Se non è chiaro me lo dite. Allora, quindi, questo adesso è, chiaramente io non è che mi metto a leggere tutto, che questo è ovvio, insomma, perché... allora, però, vedete in rosso le modifiche o anche le aggiunte che sono state fatte sulla base dei concetti che ho dato prima, cioè della obbligatorietà dei servizi, del fatto di tenere in considerazione le normative dei conti delegati, eccetera. Quindi, per esempio, all'articolo 2 della 40 vecchio viene aggiunto un 2 bis sostanzialmente, che dice la gente di TIA che serve la 2661, chiaramente disciplina la disponibilità dei dati, la diffusione dei servizi chiesti dai settori prioritari, eccetera, di cui all'articolo 2. Ecco. Quindi praticamente di fatto ci inserisce quelli che sono i concetti che sono stati alla base della revisione sostanzialmente, chiaramente. Quindi io non metto a leggere tutto, però di fatto attenzione alla chiave di lettura, perché la chiave di lettura è importante, effettivamente entriamo nel delirio, cioè non si capisce niente. Mentre invece se noi mettiamo accanto i due articoli, capiamo un po' quali sono state le modifiche fatte. Prego, scusi. Allora, no, sono della nuova. Attenzione, quando parliamo del testo rosso è il testo modificato, quindi c'è qualcosa che è stato o inserito o è stato modificato. Quindi quello fa riferimento ai allegati della 2661. Infatti, sì, scusate, infatti noi abbiamo discusso fino a ieri sera, io e Leonardo, per capire, perché veramente non serviva niente. Cioè, praticamente, l'allegato 4 dei servizi ITS, l'allegato 4 della 2661, capisci? Quindi quello, dovete fare, la creatura è questa, quello che è in blu è il vecchio testo, quello che è in rosso è quello che è stato, diciamo, inserito. Chiaramente tutto ciò che è stato inserito riguarda gli allegati e i testi della 2661, ok? Questo, insomma, è la cosa. Un'altra cosa un'altra cosa che ci ha raccomandato il legale di dire, che nel caso in cui un articolo della 40 non sia stato modificato o aggiunto qualcosa, vive, nel senso che il diritto dice vive, non è che è stato eliminato, cioè articolo è stato scritto eliminato, cioè se non c'è stato neanche citato vuol dire che esiste ancora. Ok, allora andiamo avanti. Quindi chiaramente, ripeto, io non è che vado a leggere tutto quanto, perché sarebbe veramente di una noiosità assurda, però insomma quello che voglio farvi, voglio trasmettere il fatto che quando andate magari a rileggere le slide, eccetera, quello che è rosso è il modificato, ok? E ripeto, la modifica sarà fatta sulla base della filosofia adottata che ho spiegato precedentemente. Ok, adesso andiamo all'articolo 2. Che così come modificare. Allora, questo è importante, infatti adesso quella parte rosso è importante, perché, infatti abbiamo anche boldata,
perché la nuova direttiva, considerato il fatto che tiene conto tutta una serie di innovazioni tecnologiche, di storie che c'è stata negli anni, in questi 12 anni che sono passati, 12 anni che sono passati, di fatto modifica i famosi settori prioritari della direttiva 40. La direttiva 40, i settori prioritari erano 4, e quei settori prioritari sono stati quelli, diciamo, che sono stati oggetto anche del piano nazionale ITS, sono stati oggetto anche delle normative nazionali, in particolare mi riferisco al decreto del 1 febbraio 2013, insomma, tutta una serie di normative, cioè il decreto dell'abitazione elettronica, tutte, il decreto smart road, tutte quelle che sono le normative nazionali. Questi settori prioritari sono stati cambiati, più che cambiati sono stati, lasciatemi dire, non cambiati, sono stati allargati, perché per esempio l'uno è diventato il ITS, l'informazione e la mobilità, ed è quindi è molto più largo rispetto a quello che era il concetto precedente. Il secondo, che era la quantità di servizi ITS e gestione del traffico del commercio, è diventato servizi ITS per i viaggi, il trasporto e gestione del traffico. Il terzo, le famose applicazioni ITS per la sede SGU, sono stati diventati i servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti, il sede SGU. E poi il quarto, che veramente ha ampliato tantissimo la sua valenza, è quello dei servizi per la mobilità cooperativa connessa e normalizzata. Mentre prima era riguardato soltanto il collegamento tra i veicoli e infrastrutture di trasporto, cioè era molto più limitato. Allora, intanto questo va cambiando un po' come sono stati cambiati i tuoi coetanei. Si capisce subito l'approccio, adottato, cioè il famoso approccio dei servizi, perché qua si parla unicamente di servizi per la formazione, servizi per i viaggi, servizi per la sicurezza, servizi della comunità cooperativa, quindi tutto ciò riguarda unicamente i servizi. Allora, ok, adesso andare avanti, quindi insomma quindi praticamente tornando un attimo ai settori prioritari, intanto i settori prioritari vengono specificati nell'allegato 1 della direttiva 2661, che è cambiato, capito? Quindi cioè quello che nel punto 2, quello che è l'allegato 1 adesso nella nuova direttiva, è allegato 1 della direttiva 2661, ok, che specifica l'ambito di applicazione, l'ambito diciamo così di trattazione dei vari settori prioritari. Allora, dunque, adesso l'articolo 3 è rimasto giustamente invariato rispetto alla direttiva, rispetto alla 40, quindi questo dire come la prima. Perché dire come la prima? Perché questo articolo qua riguardava le famose azioni prioritarie su cui venivano fatti su cui sarebbero dovuti essere fatti gli aiuti delegati, che sono stati di fatto pubblicati. Per cui diciamo sì che per noi ai nostri occhi è superato, però di fatto è rimasto invariato sostanzialmente, cioè non è stato toccato per niente, ok? Perché tutte queste cose qua sono state già fatte. Poi andiamo all'articolo 4 della direttiva 40, così come è stato modificato. Queste sono le famose definizioni, cioè di che si parla in pratica. Chiaramente sono stati introdotti tutti una serie di concetti, in particolare che ha cambiato il concetto della definizione di interoperabilità, quindi che cosa è scambiare senza di condividere informazioni e conoscenze, cioè, in modo tale da consentire la continuità del servizio ITS, e questo quindi c'è qua dentro il concetto di continuità del servizio, quello che si chiama la seamless sostanzialmente. Poi è stato anche cambiato la definizione di servizio ITS, quindi fornitore di applicazione ITS, tale un quadro alternativo operativo, chiaramente le file, eccetera. Quindi io non vado di vado a leggere, però insomma sottolineo i punti essenziali. Ok, quindi di fatto, come vedete, sono stati cambiati tutta una serie di definizioni, qua non sono cambiato niente, e poi è stato cambiato l'uso di dati stradali. Allora, dati stradali, dati sulle caratteristiche del territorio stradale, sui segnali che sono stati visti, cioè, perché questo è stato cambiato da definizione dello stradale? Perché, come lo sapete, c'è stato il famoso regolamento delegato della risorsa del traffico in tempo reale e quello del multimodale, che hanno definito tutta una serie di dato l'uso di definizione sui dati stradali che in effetti non erano all'epoca della 40, non erano state date, non,
ancora non ci sta. Poi la norma è trattata ai sensi dell'articolo 8 del 2012, del regolamento del 2012 del Parlamento europeo, quindi diciamo così, susseguente rispetto alla direttiva 40 che ci dà invece una normativa del 98. Ok, adesso andiamo, queste qua sono tutte quante nuove definizioni che sono state sempre aggiunte, sempre articolo 3, sempre articolo 4, scusate, poi ci prendiamo questi articoli. Allora, sono state fatte nuove definizioni, in particolare, allora, che definizioni rendono conto di quello che è intervenuto nel tempo, ma soprattutto di quelli che sono i contenuti dei famosi decreti delegati, dei famosi 4-5 decreti delegati che sono stati pubblicati. E per esempio, in particolare, la prima definizione data è quella dei CADS, cioè i famosi sistemi di trasporto cooperativi, i sistemi TS cooperativi, insomma, no? Che diciamo che all'epoca non erano forse mezze idee, ma adesso non ci sta, adesso sono invece molto sviluppati, anche perché la Commissione negli anni ha finanziato tutta serie di iniziative su CADS, non ci dimentichiamo CEF Cyrod, no? Che sono in particolare in Italia, ci sono Cyrod 1, Cyrod 2, Cyrod 3, Cyrod 4, quindi voglio dire, insomma, è chiaro che avendoci spiegato un po' di soldi su questo, ovviamente la Commissione ci ha tenuto a sottolineare queste cose, cosa si intende per sistemi di trasporto energetico pratico, si intende per servizi sia IDS, cioè dei dati, multimodalità, che servizi, funzioni base, strada principale, eccetera. Ok, quindi queste sono tutte cose che sono nate, queste definizioni che vengono prese dai conti delegati e anche per esempio dalla riformulazione della rete eterna, per esempio, no? Quindi tutte cose che sono state, tutte così per tutte quante definizioni sono nate in seguito alla direttiva 40, chiaramente. In particolare, non soltanto CADS, ma io vorrei sottolineare il discorso del servizio digitale, dei servizi digitali di mobilità multimodale, qua c'è tutto il discorso del MAS, tanto per essere chiari, insomma, no? Quindi servizio che c'è funzionalità, attività di viaggio, qualificazione, porto, gradi, disponibilità, tariffe, quindi tutto ciò che riguarda, diciamo, concetti che all'epoca non ci stanno. Allora, vado avanti, ecco, allora, poi è stato introdotto l'articolo nuovo, che è il 4 bis, che praticamente il 4 bis ci dice che viene adottato, che il 2 dicembre 2024, quindi alla fine dell'anno, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro. Allora, sinceramente non ho capito se questo programma di lavoro è prodromo ai piani ITS nazionali oppure no. Francamente questo bisogna vederlo, perché chiaramente non abbiamo niente su questo dal momento che esce a dicembre 2024. Però questo programma di lavoro comprenderà almeno questi elementi, cioè gli obiettivi e date della sua attuazione ogni anno, i tipi di dati che la Commissione sta consigliando di aggiungere o di cancellare nell'allegato 3 della direttiva nuova, e autori preparatori che la Commissione svolge in cooperazione con soggetti in Italia e Stati membri. Secondo me, questa è la mia interpretazione, questo programma di lavoro dovrebbe essere veramente preparatorio ai ITS nazionali, perché altrimenti che senso c'ha a farlo, voglio dire, insomma, se poi le date, gli obiettivi, le sottozioni ogni anno non saranno mai, diciamo, fatti, no? Non saranno mai, diciamo, soddisfatti. Quindi secondo me è qualcosa di preparatorio a questi Stati membri per i famosi PITS nazionali. Poi adotterà, diciamo così, la Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscono il programma di lavoro, eccetera. Quindi di fatto è vero che la Commissione tende a fare il programma di lavoro entro il 21 dicembre 2024, ma è anche vero che poi, dopodiché, dovrà adottare gli atti di esecuzione. Quindi di fatto ci sarà una tempistica molto stretta e anche, cioè, devo dire, se fanno così, molto seria, nel senso che diciamo che questa volta, mentre prima nella direttiva 40, cioè la gestione della 40 e la gestione, cioè devi dire, un po' leggera, nel senso che ogni tre anni, mi pare, gli stati membri non hanno ogni tre anni, giusto? Devono consegnare una relazione che uno si faceva a casa sua in pratica, senza tanto, no, senza tanto il vero, cioè senza tanto, diciamo, senza tanto lavoro, metterci lavoro. Adesso invece era una cosa un pochino più stringente, più seria,
perché di fatto ci saranno i programmi, ci saranno le azioni, gli atti di esecuzione, sarà, cioè, voglio dire, questa cosa, e poi ci sarà qualcosa più che poi vi farò vedere, che sarà anche molto, molto stringente. Ok, poi andiamo all'articolo 5, sempre della 40. L'articolo 5 della 40 è stato modificato, così come si vede in rosso. Questo è un linguaggio che è molto, molto legale, per cui insomma non so io la persona giusta a parlarne, però in effetti diciamo così che la cosa importante è che gli stati membri devono adottare, questa è una cosa che gli stati membri, quindi anche per noi, devono adottare le misure necessarie per garantire che le specifiche commissioni vengano applicate all'applicazione di CTS. Allora, dunque, gli allegati, noi allegati, quindi l'allegato al TTA 2661, sono molto stringenti sulle specifiche dei dati, eccetera, dei servizi. Quindi gli stati membri devono in qualche maniera, diciamo, adottare tutte queste specifiche in maniera molto stringente e molto seria. E questa è una cosa che, diciamo così, che è un qualcosa che apre molto lavoro a chi deve farlo, in particolare mi spiace dirlo al Ministero dei Trasporti, che è quello che dovrebbe, che deve in qualche maniera vigilare sulla direttiva, che ha vigilato finora sulla direttiva 40, che deve vigilare sulla 266. Quindi voglio dire, insomma, e poi cioè, i sanitari membri, c'è scritto nel secondo comma, devono collaborare a soggetti interessati, persone di proprietà, persone in cura, cioè quindi gli soggetti interessati possono essere oltre, quindi potremmo anche essere noi, voglio dire, insomma, no? Ecco, per cui diciamo che questa modifica apre molto alla collaborazione con i portatori di interesse per l'applicazione specifica dei sostegni ITS, quindi non è per niente, cioè è una cosa che ci tocca molto, al di là del linguaggio legalese, diciamo che ci tocca molto, perché in effetti ci dice come andare, come gli stati membri devono impostare un po' l'applicazione specifica, cioè devono farlo insieme ai portatori di interesse. Ok, poi sempre la modifica di convenzione sull'articolo 5 è totalmente rifatto, vedi, c'è sempre questo concetto, ritorna a questo anche nel comma 3, ritorna a questo concetto della collaborazione, in merito agli aspetti attuativi, operativi, di attuazione delle specifiche adottate dalla Commissione, e quindi di fatto insomma sta molto, è lasciato molto ai sei membri il decidere con che modalità si fanno con queste collaborazioni, di fatto, perché in qualche maniera devono essere messe in atto, e quindi secondo me questo articolo qua ci tocca molto, perché per esempio si parla dei punti di accesso nazionali, parla poi di tutte le cose su cui molti di voi stanno lavorando. Quindi sicuramente sarà nostra cura fare pressione sul Ministero dei Trasporti in modo tale che questa collaborazione sia veramente una collaborazione fattiva, sia realizzata. Ok, adesso per quanto riguarda l'articolo 6, che riguarda le specifiche della DTA 40, i primi quattro punti sono, diciamo, invariati rispetto al vecchio testo, ma cioè, quindi questo è riportato il testo della DTA 40 sostanzialmente, ma viene, diciamo, cambiato, sono cambiate i punti 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ecco, allora, che riguardano tutti quanti i concetti relativi ai servizi, all'implementazione dei servizi ITS. Quindi questo, ribadisco, è il concetto chiave, nel senso che qua si parla, cioè la direttiva 261 è impostata sul concetto dei servizi, quindi tutto ciò, quindi le specifiche, le norme, quello che volete, che vengono fatte, che verranno, diciamo, implementate, che verranno definite, fatte, cioè riguardano unicamente la realizzazione dei servizi. Allora, quindi questo qua è assolutamente, diciamo, sì, fondamentale, cioè questa è l'impostazione di base della direttiva, cioè parliamo solamente unicamente di servizi, cioè, ovviamente. parliamo unicamente di servizi. Allora,
Adesso andiamo sempre, quindi 7, ma sono la 8. Allora, qua il comma 8 parla degli atti delegati. In realtà voi direte, se atti delegati già ci stanno, perché che devo fare ancora? Allora, intanto va detto che, per esempio, una cosa importante, non è vero che gli atti delegati sono tutti, perché se qualcuno si ricorderà, l'atto delegato sul CADS non è mai nato, nel senso che cioè, è nato, ma è stato bloccato sul nascere dalle DELCO, di conseguenza non è mai stato emesso, questa è la verità. Quindi non è vero, quindi è, diciamo così, che c'è l'esigenza di nuovi atti delegati sicuramente che saranno eventualmente fatti nel prosieguo. Inoltre, nulla osta che possano essere, questa è una cosa che abbiamo diciamo discusso molto con Leonardo, nulla osta che vengano cambiati, aggiornati gli atti delegati attuali, perché di fretto magari questi sono limitati insomma, nel tempo e quindi richiedono un refresh, chiamiamolo così, insomma. E quindi praticamente è vero che qua è l'unico pezzo della nuova direttiva del quale si parla di azioni unitarie, ma è anche vero che probabilmente l'interpretazione è che gli atti delegati potranno essere rivisti, chiamiamolo così, insomma, ok? Allora, adesso questo poi è stato inserito l'articolo 6 bis, che è un articolo molto importante perché riguarda la disponibilità dei dati al fruttore del BCTS. Allora, qua il punto primo è tranchant, nel senso che gli stati membri provvedono affinché, qualora sussistano già le funzioni di base, i dati della copertura giocata disponibili a ciascun tipo di dati riguardanti il 3 della direttiva 2661. Allora, qua tutto il discorso dei dati non è banale, perché ci sta tutto, parliamo del NAP, cioè anche insomma, attualmente adesso non vorrei dire una cassoneria, ma sicuramente il CIS, che è poi insomma il NAP nazionale, di fatto ha delle difficoltà, in questo momento a reperire i dati, ha delle difficoltà a reperire i dati, e di conseguenza questo articolo qua, diciamo, è molto stringente, perché è molto stringente perché ti dice i dati bisogna averli, quindi questo poi sta ai Stati membri far capire come si avere questi dati, perché poi alla fine non tutti quanti questi dati vengono consegnati, insomma. Questi dati sono tanti e quindi intanto vanno a reperiti come cioè, insomma, e poi dopo che gestiti, perché quindi richiedono un'infrastruttura anche di gestione che non so se ce l'abbiamo, ma questo ci può rispondere il CIS su questo e però per esempio comunque il reperimento dei dati non è banale, perché per esempio non so se tutte le città hanno tutti questi dati, magari le maggiori ce l'hanno, però non so se considerando che l'Italia ha più di 8.000 comuni, se tutti quanti i comuni hanno questi dati a disposizione, io ne dubbio onestamente. E poi gli stati membri provvedono affinché i servizi ITS siano diffusi con la cultura geografica non appena possibile, e non oltre i dati corrispondenti in quartale legale. Allora, qua diamo, cioè la DTA sta dando una responsabilità ai Stati membri non banale, di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda i dati, che lasciatevi dire sono un po' il tallone d'Achille in questo momento anche per tutti noi, perché la reperibilità dei dati è qualcosa, diciamo così, veramente di complicato, insomma. Quindi, cioè, allora, o tu obblighi, cioè, come fai? Devi obbligare con un decreto, una norma, una cosa, cioè tu mi devi dare tutti i dati che riguardano i parcheggi, che riguardano, cioè, e non tutti te li danno se non sono obbligati oppure sono pagati per farlo. Quindi, voglio dire, bisogna capire come lo Stato membro intende andare a impostare questa obbligatorietà, perché di fatto cioè, sta proprio veramente alla di decisione e all'indipendenza del singolo Stato membro di andare a impostare con la richiesta dei dati. Cioè, questo va detto, non è veramente, io penso che per quanto riguarda la cosa, noi, cioè l'Italia sarà una bella prova, perché i dati non ci stanno. Adesso qua io penso, finalmente arriva Fabio Nusso del nuovo servizio di mobilità, il quale ci dirà che insomma in effetti la città di Roma non è che dai a tutti, insomma, voglio dire, no? Però qui secondo me è una esatto, quello dicevo prima, Fabio.
Esatto, infatti stavo dicendo esattamente questo, nel senso che starà alla volontà di stati membri andare a normare certe cose, perché altrimenti se l'oggetto ne obbligano non lo fa, e di conseguenza bisogna capire come, in che termini. Voglio dire, qua questo articolo nuovo dà veramente allo Stato membro un'enorme responsabilità, secondo me, e dice del tipo, scusate, in termini molto semplici, farò voi e arrangiatevi, cioè, non lo so, francamente a me questa cosa... Deriva qua vicino, però se tu parli l'altro, certo sei. No, dicevo, questo deriva questo aver dato il carico al Stato membro, deriva proprio dal fatto che in cosa precedente veniva data la disponibilità alle città, agli enti, alle cose, ma qui sono gli stati che devono. No, ma questo qua è un discorso di politica, il discorso di politica è qui di norma, no? Ma se deve essere nazionale. Allora, la norma non può che essere nazionale, abbiamo spiegato in tutte le maniere. Certo, allora andiamo avanti. Oh, adesso andiamo agli atti delegati. L'articolo 7, libera di lavorare. Noi siamo sempre, io lo ripeto perché insomma non vorrei essere noiosa, però qua siamo sempre dentro l'ambito dell'articolo 1 della nuova direttiva. Allora, questo è l'articolo 7 della TIA 40, perché se uno non ha questo bene in mente diventa matto questo affare, con tutta franchezza. Insomma. Allora, l'articolo 7 riguarda gli atti delegati, che sono i famosi atti delegati. Che sono i famosi regolamenti delegati che sono stati fatti, diciamo così, che sono stati elaborati in passato e magari, come dicevamo, possono essere aggiornati, rifatti, che ne so. Insomma, chiaramente tutto questo, l'adozione dell'atto delegato, è chiaramente compito della Commissione europea, non certamente nostro, anche perché non vale a livello europeo. E soprattutto la parte a seguito di analisi costi-benefici, di consultazione adeguata, cioè non è proprio una cosa che io vi faccio. Insomma, rifaccio il conto delegato, no, lo rifaccio se qualcuno può chiedere, se diciamo sì, se viene fuori che c'è necessità, evidentemente, e come verranno modificati, cioè tutto il discorso di tipo di dato che va aggiunto, eccetera. Insomma, quindi cancellano i tipi di dati, cioè tutto quanto un qualcosa che ripeto, espresso in maniera molto legale, il linguaggio molto legale ti dice come fare, insomma, sostanzialmente, cancellando, aggiungendo, facendo, insomma, vabbè, ok. Però di fatto questo è un compito della Commissione, che quindi è la Commissione che mette in questo caso, chiaramente non può delegare nessuno, è un lavoro suo che deve fare e quindi di fatto deve se rileva la necessità di adottare nuovi atti delegati o di eventualmente mettere a aggiornare quelli attuali, chiaramente è un suo lavoro. Perché questo è molto importante? È molto importante perché gli atti delegati sono quelli che ci stanno, diciamo così, anche abbastanza, per quanto riguarda in particolare noi l'Italia, ci stanno abbastanza influenzando. Per esempio, se io penso all'atto delegato sulle informazioni traffico in tempo reale, penso al documento delegato sulle informazioni multimorali, quindi sono tutte cose, tutte normative che di fatto stanno, per esempio, che hanno istituito il famoso NAP, no? Ecco, quindi che ci stanno molto impattando, quindi di fatto questa cosa degli atti delegati non è, diciamo, secondaria, ma invece è piuttosto importante. E per esempio un atto delegato che manca, che non è stato fatto, ripeto, per i motivi che ho detto prima, cioè il discorso dell'ostruzione che fu fatta dall'Europa da Italco, è l'atto delegato sul CIDS. Ma di fatto qua lo riprende, perché la verità è questa, lo riprende. Questo è ancora altre modifiche all'allegato, eccetera. Per esempio, un'altra cosa importante è che nel adottare gli atti delegati nuovi, la Commissione deve tenere conto del DGP, del GDPR, quindi della normativa, quella che riguarda, diciamo così, gli atti personali. Non metto a leggere, ma di fatto do un po' i concetti fondamentali, cerco di spiegare tutta questa parte di testo, però di fatto è come vedete, insomma, c'è molta attenzione in questa nuova direttiva sul discorso dei dati personali, perché c'è stato il GDPR che è intervenuto nel frattempo e di conseguenza diciamo che questo è un aspetto che tengo molto in considerazione. Inoltre la Commissione esamina molti cose, gli amministrativi, gli operatori privati che possono essere tutti a fornire i dati.
Questo è un altro, questa è un'altra cosa che abbiamo messo boldata, perché cioè in effetti questi costi chi è che li sostiene? Poi sì, vabbè, datemi dati, ma se io per esempio sono un privato, come faccio? Che te lo do? Che te lo gratis, sono tutto rispetto, insomma. Quindi voglio dire, se per esempio faccio un esempio concreto, cioè se io sono operatore autostradale, che faccio? Ti do i dati gratis, sono miei, voglio dire, insomma, c'è altro pure business sopra. Quindi, non lo so, questa cosa secondo me non va affrontata con leggerezza, voglio dire, con franchezza. Poi ogni Stato membro c'è il problema, cioè tra la sua organizzazione, voglio dire, no? Magari chi gestisce i parcheggi può essere soltanto l'autore privato oppure soltanto pubblico, non lo so, dipende dalle situazioni nazionali. Quindi di fatto se sono gli operatori privati che hanno dei bilanci da fare, non ti possono dar gratis le cose. Di conseguenza, ripeto, c'è una norma che a livello nazionale che ti dice ma forma di rimborso gli devi dare alle persone. Infatti non è un caso che c'è scritto la commissione esame cose, gli organizzativi, gli operatori privati che possono aiutare a fornire i dati. Insomma, perché questo è un aspetto che non è banale, che altrimenti se non li obblighi, non li paghi, non te la niente nessuno, giustamente, poi in effetti. Oh, allora adesso queste qua sono le misure provvisorie. Allora qua viene fuori un concetto, e qua non hanno ricevuto viene fuori un concetto importante. Allora, dunque, qua parliamo di situazioni di emergenza. La commissione, che è scritta, la commissione può, c'è scritto che è stato membro, situazioni di emergenza, adottare atti di esecuzione pienamente applicabili. Allora, so qua, cioè, scusate, ma la domanda ci siamo fatti noi ieri, era, ma di che parliamo? Cioè, quali sono le situazioni di emergenza? Cioè, no, vi posso dire, un terremoto, un tifone, che cosa, cioè, di che parliamo qua? Allora, la situazione di emergenza viene data, questa definizione è data da questa norma, che è la direttiva del 2016, la 1148, che è stata poi recepita dall'Italia nel 2018, che riguarda le emergenze di tipo di telecomunicazioni. Siamo andati pure a guardarsi le normative, perché altrimenti non capiamo niente, perché quando io sento parlare di emergenza, immagino veramente, non dico un terremoto, un'alluvione, però insomma, questo è l'emergenza. Mentre quello si tratta di emergenza di tipo informatico, sostanzialmente. Allora, quindi di fatto nel caso dovesse succedere qualche cosa, che ne so, va in tilt tutta la rete di internet europea, cioè su cui per esempio si basa il CIDS, a quel punto dovremmo fare qualcosa, questo articolo ti dice che la commissione può intervenire tempestivamente, perché magari, non so, sarò membro, gli è stata dovuta affrontare nazionale, dopo succede tutto in una vita. Infatti qua appunto anche nel secondo comma, che si chiama misure provvisorie, che è un nuovo inserimento, nel secondo comma appunto cita il discorso delle emergenze derivanti che emergenze che possono compromettere la disponibilità o l'integrità del PCTS. Allora, di che parliamo? Cioè, ribadisco sempre di che parliamo, perché per esempio vi faccio l'esempio classico dei CIDS, che sono insomma così quelli, diciamo, che se fossero implementati, quelli che poi noi chiamiamo un po' smart road, insomma, se fossero implementati in maniera continuativa su tutto il territorio nazionale, in caso che viene fuori, diciamo, un blackout fatto da qualcuno, provocato da qualcuno, bisogna un attimino reagire in maniera, diciamo, tempestiva, insomma, no? Grazie, sono emergenze impreviste. Allora, infatti, per esempio, questo ancora. Allora, di emergenza, cioè, chiaramente questi atti di esecuzione dovuti alle emergenze possono avere soltanto un periodo di validità non solo agli 8 mesi. Quindi vi dà un po' tutta quanta. Questo in effetti è una. Questo nuovo inserimento tiene conto di quella normativa europea che c'era prima, che noi sappiamo siamo andati a guardare, perché in effetti. Diciamo che il 261 tiene conto poi tutte quante le possibili situazioni che possono verificarsi, cioè va detto, insomma, quindi di fatto nel caso in cui capitassero le situazioni di emergenza che non consentono di la normale operatività dei servizi ITS, a quel punto bisogna intervenire. Sostanzialmente questo è il concetto, al di là di tutte queste parole. Ecco,
questo è il compito che avessimo noi, perché per far capire un po' di che parlavamo, ecco, la direttiva, quella che abbiamo detto, citata appunto, della 2016, è quella che riguarda le misure per il livello comune di sicurezza delle reti di servizio dell'Unione. Quindi di fatto questa direttiva è stata ricevuta dall'Italia con il decreto legge 18 maggio 2018 65, che è gestito dal MISE molto probabilmente, quello che si chiama il Ministero di Sviluppo Economico, adesso non so come si chiama adesso, perché uno si perde in mezzo a tutti questi cambi di nome, però di fatto questa qua è una qualcosa che riguarda la sicurezza delle reti, i sistemi informativi. Quindi diciamo così che giustamente sono quelli su cui si basa poi tutta quanta il funzionamento dei CLS, cioè questo è tutto riguardo ai CLS, non c'è niente da fare. Di conseguenza i CLS, ma così anche per esempio il TPL, ma pensiamo per esempio tutto quanto a quello che riguarda il trasporto delle merci, perché cioè, chi mi conosce sa che sono fissata col mondo delle merci, però di fatto è così, cioè se un porto è totalmente digitalizzato e che so, arriva un hacker che manda in tilt tutto, che faccio io? Voglio dire, queste sono oppure che ne so, l'aeroporto, il tutto ciò che riguarda un aeroporto di aereo, insomma, che, tutta la parte cargo, insomma, più un aeroporto, insomma, queste sono cose molto molto complicate che hanno un impatto pesantissimo sull'economia, per esempio pensiamo, ripeto, alla rete portuale, perché sì, è vero che parliamo di servizi ITS, è vero che parliamo di digitalizzazione, ma è anche vero che dobbiamo fare in modo che tutti questi sistemi siano robusti e resilienti, perché altrimenti qua siamo nei guai più neri. Cioè è questa, nel senso che arriva qualcuno che gli piace giocherellare con certe cose e fa saltare la rete portuale, insomma, francamente. Non solo, ci sono anche il problema, per esempio, del gruppo dei container che la cosa fa più di 3 mesi, per cui non è che si vuole votare. Sì, cioè tutto ciò che riguarda, diciamo così, la sicurezza, e che qua parliamo di security, del trasporto merci, di aerologia, del ciclogistico, cioè, oppure insomma, io ne so, vantito tutto quanto il sistema del Telebus, che facciamo? Cioè, voglio dire, insomma, è chiaro che i problemi ci sono, ecco, quindi. È vero che, ripeto, tanto bello parlare di servizi, però anche io che i servizi devono essere affidabili ai clienti, altrimenti parliamo del niente, insomma, no? Cioè la digitalizzazione è bella, ma è anche in qualche maniera, diciamo, c'è anche da gestire, voglio dire. Allora, adesso, andiamo all'articolo 8, io mi rendo conto, scusate che sono noiosissime, però è anche vero che purtroppo questa è così fatta, sta direttiva, che possiamo fare, parliamo di una cosa di legge, quindi. Dunque, questo qua è l'articolo 8 della direttiva 40, che riguardava l'interoperabilità. Allora, praticamente, qua specifica appunto che bisogna, diciamo, adottare ovviamente le norme, le norme, insomma, fatto tutto il discorso di enti di normazione, cioè, è chiaro che c'è tutta quanta una normazione dei componenti, ma dei servizi, degli altri sistemi che è insomma, importante da fare. Ecco questo. E questo qua, riguardo questo articolo qua, riguarda in particolare le norme, che parliamo di norme tecniche sostanzialmente, quindi, cioè, quindi questo parliamo del MIFO in Italia, insomma, del CEN a livello europeo, quindi insomma, tutte quante norme tecniche che devono essere, nel caso, se fosse necessario, sviluppate nei settori prioritari e nelle azioni prioritarie, perché magari come che qua non ci stanno. Adesso io vi posso aiutare poco, perché magari c'è chi è molto esperto di normazione, quindi sa che so, per la normazione di componente X del CDS cioè, non c'è bisogno della norma tecnica, magari, quindi tutto questo, ripeto, è bello, però se non ci sono norme tecniche c'è poco da fare, quindi bisogna anche andarlo a considerare questo discorso. L'articolo 9 è rimasto invariato, dovrebbe essere messo dall'altra parte, forse, l'articolo 9?
No, ok, allora è rimasto variato. O poi andiamo all'articolo 10, che era tutto il costo della privacy. Questo chiaramente è stato modificato considerando tutto quanto il discorso del GDPR, questo evidentemente, no? Allora, dunque, praticamente, sempre che, quindi, è chiaro su tutto quanto il discorso della normazione, dei dati anonimi, eccetera, però qui, allora, in particolare, c'è tutto il discorso della anonimità dei dati e nel caso non sia, diciamo, realizzabile, intanto bisogna che gli dati siano anonimi, vabbè, questo lo dice il DGPR, ma nel caso non siano anonimi devono essere pseudo anonimizzati, come si dice? Pseudonimizzati. Sì, è veramente illegibile questa parola. Allora scusate, ma io non riesco a pronunciarla. Ecco, perché adesso magari, ecco, meno male che abbiamo inserito questa slide che ti fa capire che vuol dire l'anonimo o lo pseudo anonimo. Allora, scusa, non la posso gestire, la puoi spiegare questa slide? Perché, sì, come fatto nella precedente slide, abbiamo provato a inserire qualche slide di commento per magari fare chiarezza su, altro, esatto, qui. Lo abbiamo fatto per spiegare la differenza tra il dato anonimo, che non è ricostruibile, quindi non è pertanto possibile arrivare all'identità della persona, e dal dato pseudo anonimizzato, che invece potrebbe essere ricostruito. Quindi qui si tratta, vengono nascosti alcuni parametri, ma ovviamente ci sono i dati a disposizione. Quindi in prima battuta si procede verso, quando possibile, ad anonimizzare i dati, altrimenti si va in seconda battuta sulla pseudo anonimizzazione. E questo chiaramente, grazie, questo chiaramente è sempre in ottemperanza al DGPR, no? Giusto, in ottemperanza a quello che è previsto nella norma, diciamo, europea sulla privacy. Adesso, questo è un nuovo articolo, che è un 10 bis, che è stato inserito perché riguarda le credenziali di sicurezza del CIDS. Allora, come vi ho detto prima, l'incontro delegato su CIDS non è mai, diciamo, di fatto nato, nel senso che è nato ma non è mai stato, diciamo, approvato e comunque pubblicato, perché è stato bloccato. Di conseguenza, però, il problema, cioè, non è che non ci sta. Allora, questo è riguardo in particolare questo articolo, le riprese fatte a questo 10 bis, che riguarda le credenziali di sicurezza del CIDS. Allora, che cosa sono queste credenziali di sicurezza? Chiaramente parliamo dei sistemi cooperativi, no? Del famoso CIDS. Allora, praticamente è un discorso di security, lasciatemi dire, dei sistemi CIDS, perché praticamente se il CIDS potrebbero essere fatti, diciamo così, se non fossero adeguatamente tutelati, potrebbero anche essere violati, sostanzialmente questo, insomma, il concetto. E quindi bisogna mettere in piedi un sistema europeo di gestione delle credenziali di sicurezza del CIDS. E quindi di fatto, insomma, questo articolo, che poi secondo me dovrà essere un pochino più, diciamo, più ampliato da una norma successiva, secondo me, perché adesso la cita soltanto, infatti dice che praticamente la commissione responsabile assicurare che i diritti agli uomini siano adempiuti, allora identifica, diciamo, delle figure, cioè l'autorità per la politica di certificare il CIDS, il gestore dell'elenco diffuso CIDS e il punto di contatto CIDS. Quindi di fatto dice, allora attenzione, che cosa vuol dire in soldoni questa cosa? Cioè vuol dire che suppone che i sistemi CIDS possono essere vulnerabili, quindi dobbiamo fare in modo che non siano per niente, come i CIDS sono, diciamo, delicati, perché riguardano il collegamento fra l'infrastruttura, il veicolo, di conseguenza bisogna un attimino essere più sicuri, chiaramente, no? più sicuri possibile. Quindi per rendere più sicuri possibile sono stati messi in piedi le credenziali di sicurezza. E questi bisogna che i CIDS non siano fatti così, in maniera randomica, ma bisogna che siano fatti, bisogna che abbiano siano certificati, ma non certificati, cioè con un certificato, cioè proprio certificati, cioè certificati sia di essere certificati, e che qualcuno sia responsabile di questa certificazione, sostanzialmente questo, cioè praticamente. E in effetti questa cosa, ho visto questo
articolo di fatto, è già stato in alcuni stati membri, è già stato applicato, perché ho visto recentemente, sapete che noi facciamo, diciamo, lo screening, il check dei bandi di gara, è stato pubblicato un bando di gara, non mi ricordo dove, forse Romania, non mi ricordo dove, che riguarda la fornitura di servizi CDS certificati. Quindi il progetto riconosce che bisogna che i servizi CDS non possono essere non certificati, ma devono essere certificati. Quindi c'è tutto aggiornamento sulla certificazione dei servizi CDS, perché di fatto questo servizio di CDS certificato è un servizio che è sicuro sostanzialmente, e chi è identifica chi è il responsabile di questo, di questa certificazione, sostanzialmente è questo. Poi dopodiché, insomma, la puoi esprimere in qualunque linguaggio più complicato possibile, ma in soldoni è questo di fatto. E allora, allora infatti questo qua noi abbiamo messo, diciamo, questo un commento, una spiegazione, è questa qua c'è di questo cos'è il public key infrastructure, cos'è il vecchio conto legato, non ho capito. Questo era cos'è questo pezzo, in sostanza quello che è una slide di commento che abbiamo inserito per spiegare, per dire in soldoni, che la procedura che la commissione ha messo in piedi al fine di garantire una comunicazione affidabile e sicura per quanto riguarda i sistemi CITS. Quindi chi vuole utilizzarli deve registrarsi, deve farsi dare delle credenziali che utilizza per mettere in rete le varie definite stazioni, che poi sono i sistemi a bordo o le roadside utili che vengono inserite. Per garantire l'originalità del dato. Esatto. Questo che vengono diffusi da... Esatto, questo vuol dire... scusate, ma tutto questo però sembra che, diciamo, che la privacy sia dimenticata la guida autonoma. In realtà non è così, perché questa riguarda anche questo, voglio dire, no? Cioè, è appunto. Sì, vabbè, però insomma, sì, Fabio, certo, però voglio dire, sembra poi ce lo cita, vuol dire che lo scorda, come se non fosse mai più citato. In realtà riguarda anche questo, perché la guida autonoma è chiaramente anche considerando che noi parliamo di sistemi CCIM, praticamente riguarda anche questo settore del CITS. Quindi di fatto sta certificazione è un qualcosa di veramente importante per quanto riguarda anche la famosa guida autonoma, ok? E in effetti questa è un qualcosa che è valido a livello europeo, perché per esempio se io penso a quello che è negli Stati Uniti, non c'è. Perché sono uniti, ci sono dei veicoli autonomi che gironzano in varie città, diciamo, a Phoenix piuttosto che a San Francisco, adesso a Los Angeles, ma che però hanno sistemi loro, proprietari, cioè non c'è una certificazione nazionale della guida autonoma, cioè questo va detto, perché vabbè, questo chiaramente dipende anche dalla, così puoi dire, dalla filosofia alla base del modo di pensare degli americani. Ma se noi pensiamo ad esempio alle applicazioni che fa Waymo, che è un veicolo autonomo che gironza tranquillamente e che tu fornisci servizi, perché poi lo puoi prendere anche diciamo prendere nell'ambito di Uber, no, non ha problema, giusto, di Uber lo deve prendere, quello fa il sistema suo, quello è il sistema Google, è suo proprietario, per cui voglio dire non hanno in mente questa cosa qua, mentre invece noi l'abbiamo in mente, nel senso l'Europa lo ha in mente, attenzione, perché questi sistemi possono essere violati, di conseguenza attenzione, mettiamoli diciamo li normiamo, li certifichiamo. Pensiamo per esempio a tutta l'applicazione che potrebbe avere, perché in realtà non è diffusa adesso, potrebbe avere nell'ambito dei sistemi di platooning dei camion, cioè voglio dire, se io vado a prendo un camion autonomo, un camion, diciamo, e mi faccio fare quello che mi pare, insomma, deve essere un'arma non da poco, voglio dire, troppo attenti, ecco. Allora, dunque, qua poi, per quanto riguarda la responsabilità, è rimasto invariato questo articolo. Chiaramente tutto questo riguarda la legislazione nazionale pertinente, questo evidentemente è evidente, cioè quindi la Commissione lo lascia ai Stati membri piuttosto a questa materia. Poi adesso c'è tutto il discorso della delega. Questo articolo può sembrare noiosissimo, perché in effetti riguarda l'articolo 12, riguarda il discorso degli atti delegati. Allora,
Allora, questo è, diciamo, la, è praticamente la delega del, che la Commissione può, cioè, che la Commissione può avere per poter ha, di fatto, cioè può dare per adottare gli atti delegati. La delega in questo caso è stata data fino adesso a chi? Alla DG Mugo, per esempio, insomma, uno qualunque che ha emesso gli atti delegati sostanzialmente, quindi alle DG, diciamo, della Commissione Europea. Però questa può essere revocata in qualunque momento, insomma, è, ok, questo è un po' un discorso di, anche di limitazione del potere che possono avere, diciamo, certi organismi comunitari per fare per esercitare in qualche maniera un'influenza sul settore proponendo atti delegati, eccetera. Questo ovviamente qua ha fatto anche, diciamo, storia, ha fatto anche, sì, ha fatto una storia, quello che è successo con il decreto delegato sul CIDS, che di fatto è stato bloccato, è stato fermato, quindi di fatto era un'iniziativa presa da DG Mugo che è stata fermata a livello, diciamo, di Parlamento e di Consiglio. Ok. La regola, ok, rimasto invariato, va bene, che può essere derogata dal Parlamento o dal Consiglio, eccetera. Questa è la delega, però non riguarda solo membro, questo riguarda più le direzioni generali, no? La DG Mugo piuttosto che la DG, eccetera, eccetera, eccetera. Gli obiettivi atti delegati, questo sono tutte quante, diciamo così, aspetti legali che sono del diritto europeo sostanzialmente, ok, quindi questo ci impatta poco in effetti. Poi c'è i comitati, come ho detto prima, la il famoso comitato europeo sugli ITS che avevo citato prima, che è quello che ha detto: attenzione, rifiamo la direttiva, modifichiamo la direttiva. E qua dentro, come ho detto prima, ci stanno tutta una serie ci sono stati membri sostanzialmente. Per esempio, noi abbiamo un nostro rappresentante, l'Italia, chiaramente, e che quindi continua la Commissione a essere assistita da questo comitato, non esprime alcun parere, non adotta, cioè nel caso non esprime alcun parere, la Commissione adotta alcun nulla, nessun atto di esecuzione, quindi è un comitato che riguarda soprattutto le stati membri, perché c'è un altro comitato che riguarda gli stakeholder, questo riguarda i stati membri, cioè quindi è composto da rappresentanti, diciamo, dei vari ministeri competenti nei diversi stati. Ok, vabbè, poi questo qua, adesso il commento che dice qua, questa è una spiegazione del regolamento, dove ha citato questo qua? Ha citato nella slide precedente perché richiamava gli articoli 4, 5 e 8 di questo regolamento. Ah, ecco. Comunitario, quindi per dire che cosa si occupa questo regolamento, cioè le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, in particolare qui abbiamo ricordato espressamente gli articoli, quali sono gli 4, 5, 8, gli articoli richiamati. Va bene, detto qua, questa è una spiegazione per chi volesse, diciamo, avere la curiosità di capire cosa dice questo regolamento delegato, insomma, perché in effetti quegli articoli cedenti sono articoli molto, molto, molto legali, quindi molto che ineriscono alla questione inerente al diritto europeo. Ok, questo invece è un po' consultivo sugli ITS, che abbiamo detto è diverso da quell'altro, perché quello è composto da membro, questo è composto da stakeholder sostanzialmente. Per esempio qua dentro c'è sta Ertico, c'è sta IRU, ci sta ASEA, eccetera, no? Quindi c'è un po' tutto, cioè soprattutto ci sono quelli che si chiamano i portatori di interesse sostanzialmente, e quello che rappresenta proprio che dà un parere consultivo sostanzialmente, diciamo, da consulente alla Commissione sugli aspetti tecnici e commerciali, la diffusione dell'utilizzo degli ITS nell'Unione. Ok, particolarmente noi come ITS Italia siamo rappresentati proprio da ERTI, ok. Bene, adesso abbiamo le scadenze, queste sono sempre, diciamo così, dolori, perché allora intanto sembra date lontane, in realtà sono domani purtroppo. Allora, intanto cominciamo che entro il 2021 marzo 2025, quindi fra un anno, qualche mese, i stati membri devono presentare la commissione d'azione su attuazione di questi atti delegati. Ok, adesso, allora, questa in effetti non è semplice questa cosa, perché diciamo che qua l'hanno cambiata questo articolo 17 sulle relazioni, perché ci hanno messo un po' più di
lasciatemi dire così, il mio commento personale, un po' più di serietà su sta cosa, perché mentre prima, ripeto, queste relazioni che venivano fatte oltre ogni 2 anni, ogni 5 anni, cioè venivano così fatte nottetempo da qualcuno, mentre invece in questo caso bisogna metterci anche tutta quanta la parte, diciamo, sui KPI, cioè sui key performance indicators, e quindi se cioè correlarle con dei metodi indicatori chiari di prestazione, cioè, quindi è un lavoro pesante che andrà fatto, e un lavoro pesante che andrà fatto, quindi sicuramente chi lo dovrà fare, cioè le membri, quindi in particolare i ministeri competenti, dovranno strutturarsi per farlo, perché altrimenti sarà, diciamo, non è proprio una cosa risolvibile in 2 minuti, ecco, questo va detto, anche perché è un lavoro molto serio. E questo qui, perché che cosa serve sostanzialmente? Poi questo bisogna capire, ma tutti questi pezzi di carta chi possono servire? Serve una commissione per poter poi alla fine, secondo me, poi la mia interpretazione, magari Fabio mi conforta su questo, potrebbe essere, posso servire per decidere i finanziamenti, esattamente questo è il discorso, cioè nel senso che io devo capire qual è lo stato di attuazione, perché nel caso integro magari con i PON, con i POR. Sì, no, valuti l'attuazione della direttiva, stabilire un quadro di indicatori chiave, sì, per poi stabilire come sta andando l'attuazione della direttiva, e quindi no, perché in modo da stabilire poi il finanziamento, esatto, perché poi per stabilire il finanziamento esattamente, quindi diciamo così, queste relazioni adesso con la direttiva assumono un ruolo un pochino più importante rispetto a quello che era prima, insomma, sostanzialmente. Allora adesso chiaramente dopo questa direzione iniziale, quella di marzo 2025, ogni 3 anni riferiscono sui progressi compiuti, sugli atti essenziali di attuazione di questa della 261, che gli atti delegati che sono stati, diciamo così, adottati in base a quegli atti delegati o esecuzioni che sono, diciamo, o presenti o stati o fatti. Dopo 12 mesi dopo ciascuna relazione, la Commissione presenta il Parlamento europeo, la relazione, cioè, quindi di fatto, diciamo, è abbastanza, come si può dire, abbastanza stringente questa tempistica, non è una tempistica semplice. Poi l'articolo 18 è superato, no, in realtà per noi è superato perché riguarda il ricevimento della vecchia, ovviamente, ma è stato messo un 18 bis, che è un nuovo inserimento, che dice che praticamente entro il 21 dicembre del 2028, quindi fa qualche anno, la Commissione riesamina l'articolo 6 bis, l'articolo 7, cioè presenta la proposta di modifica, eventualmente vi propone di adottare, cioè è un po' un momento di revisione della direttiva 261, e quindi se magari vuole capire se dobbiamo fare qualcosa, deve fare qualcosa in più oppure no, insomma, di aggiungere dei dati, dei servizi, di rilevarli, insomma. È un momento, è quello che si chiama una mid-term review, sostanzialmente, insomma, per non usare un termine politico. Allora, ok. Andiamo adesso, abbiamo chiuso, sobbetto, articolo 1, perché stiamo ancora dentro articolo 1, adesso andiamo all'articolo 2, che riguarda il ricevimento. Allora, vorrebbe venire, diciamo, anche, diciamo, il dubbio, diciamo, questa qua, siccome è una modifica, va recepita o no? Sì, va recepita perché lo dice articolo 2, quindi il problema non si pone più. Va recepita entro il 21 dicembre del 25 a livello nazionale, quindi diciamo che lo Stato membro si deve mettere, visto che sarà già pubblicato l'intesa, si deve mettere già in testa il fatto che entro il 2020, entro il 21 dicembre del 2025, questa direttiva va recepita a livello nazionale. Siccome però abbiamo detto che bisognava fare una relazione entro il 2024-25, giusto? Cioè, quella di marzo 2025, in deroga a questo, comunque gli Italian Time possono già cominciare a lavorare subito, sostanzialmente è questo che dice, diciamo, questo articolo. Le due date che contano sono il 21 marzo 2025 e il 21 dicembre 2025, sembra lontano, non lo so affatto. No, è un anno. Esatto. No, perché considerando quanto tempo si impiega per fare gli ricevimenti nazionali, insomma, in effetti il tempo è un tempo giusto, un tempo corretto, diciamo, un tempo onesto. È chiaro che
Esatto, infatti è scritto numero 2, dice i membri comune hanno messo il testo a disposizione del principio del diritto interno. Allora, che vuol dire nel caso italiano? Che di fatto quello che è l'articolo che norma tutto questo all'interno di DTS, cioè il famoso decreto, il più e bello 2013, è superato, quindi va rifatto, punto. Cioè questo qua mi sembra abbastanza facile da dire, cioè nel senso che dobbiamo rifare, visto che l'articolo che il decreto del 1 febbraio 2010 era fatto sulla base della direttiva 40, la direttiva 40 è superata da questa, quindi mi pare evidente che il ministero debba rifare il decreto del TS del 1 febbraio, cioè questo, infatti in un caso devono comunicare alla commissione dei membri il testo e posizione il principale diritto interno. Questo qua insomma. Quindi di fatto da carica solo membro di una grande responsabilità, perché devi rifare la tua norma interna, sostanzialmente questo vuol dire. Dunque, noi che come Italia abbiamo in disposizione. Perché il 1 febbraio era qualcosa per oltre, perché ci metto poi c'è nell'ambito del decreto sul COVID, mentre invece parlo della TIA 40, quindi però dopo l'Italia fece una cosa, fece un decreto, il mio del 2015, che di fatto normava, cioè la ITS aeronazionale. Questo qui ormai è, secondo me, è superato, perché di fatto è superato, sempre superato il lavorato, è superato anche il nostro decreto, evidentemente, no? Va cambiato sulla base delle nuove disposizioni del 261. Questo discorso. Adesso poi sarà al Ministero competente, dopo il Ministero dei Trasporti, dirci se farà prima la rivolta delegata, chiaramente che farà pieno ricevimento e poi dopo si occuperà del decreto febbraio. Questo è una cosa che diciamo bisogna fare. Non credo che, perché non è un atto di diritto interno, il piano di azione TS non è un piano di diritto interno, se lo deve adottato, non è un piano di diritto, non è una disposizione di diritto interno, perché non ci sarà mai fatto un decreto su questo, e di conseguenza vediamo un po' se magari il ministro reputa diciamo opportuno rifare il piano TS oppure no, perché il piano TS vecchio nel 2014 non fu mai adottato un decreto, fu fatto e basta, ma non ci fu un decreto, un atto diciamo di diritto interno che lo adottava. Quindi adesso bisogna capire, insomma, questo sarà oggetto di discussione con il Ministero dei Trasporti, con la direzione competente, di far capire con che cosa si vuole fare, sostanzialmente questo, insomma, che cosa si vuole fare. Poi l'articolo 3 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che è il 18 novembre, quindi di fatto è in vigore, e i destinatari sono i Stati membri. Ok, quindi di fatto questo qua, il 3 e il 4 della direttiva 261, chiaramente, quindi ecco l'impianto che ho detto prima, insomma. Allora, quindi come vedete io diciamo ho saltato molto, non è che mi sono messa a leggere un po' tutte le cose, insomma, ho cercato di arrivare di spiegare un po' il cuore degli articoli, cioè che cosa era cambiato rispetto al precedente, chiaramente siamo a disposizione per qualunque spiegazione volete darci. Andiamo adesso a parlare di allegati. Questi sono gli allegati del TIA 261, va detto, e l'allegato 1 riguarda proprio, cioè, declina i settori prioritari. Come vedete, per esempio, la direzione prioritaria 1, servizi TIS e cioè mobilità, diciamo da tutto il discorso, fa tutto il discorso della riguarda anche tutti i servizi di mobilità multimodale che sono di fatto oggetto della direttiva delegato sul multimodale. Quindi cioè, veramente questo è tutto l'oggetto di ciò che fa in acqua, sostanzialmente altre sport, cioè, quindi non è banale. Il secondo paragrafo 2 di fatto riguarda i servizi per gestire la mobilità, l'architettura ETS, la logistica del trasporto merci, e devo vedere qua dentro ci sta tutto il discorso del MAS. Il 3. Sorry. Questo è il cuore della direttiva, insomma, però è veramente è veramente il parola giusto della direttiva, perché questo cambia dai settori prioritari di prima, sì, che erano
limitati, casuali, parcheggio, cose molto molto dettagliate. Adesso si parla di del vero core della mobilità, insomma. Esatto, è per questo che io fatto, tu non è arrivato, ma insomma di fatto io lo, come male che fosse, però di fatto io avevo, diciamo, già specificato che la nuova direttiva, e questo è ripreso nelle settori prioritari, allora la 261 cambia il paradigma, cioè si parla da sistemi di mobilità a servizi di mobilità. Questo è, si vede qua dentro, perché parte va portato questi servizi, mentre prima i settori prioritari guardavano i sistemi, le tecnologie, le applicazioni, cioè questo era il termine adottato. Adesso si parla di servizi di informazione e navigazione, di traffico stradale, cioè di mobilità multimodale, gestione mobilità, logistica e trasporto merci, capito? Quindi insomma, è veramente ampio, quindi riguarda un po' tutti i vari settori della mobilità. Considerate che qua parliamo di un'ottica multimodale, non è che parliamo tanto dalla strada, parliamo di tutto, cioè, quindi praticamente se io devo considero la logistica del trasporto merci, riguarda anche sempre tutte le applicazioni ferroviarie e di navigazione, quindi portuali. Poi i servizi ETS, la sicurezza qua è intesa come termini, safety e security, questo va detto, cosa che noi, termine che noi traduciamo entrambi con sicurezza, ma in realtà sono ben distinti. In inglese riguardano gli call, le famose le operazioni di aree di parcheggio sicure, le informazioni minime universali per il traffico di sicurezza stradale, che è quello che riguarda il conto delegato, cioè proprio il conto delegato su questo, quello, cioè, le informazioni minime di traffico per la sicurezza stradale, eccetera. Gli utenti vulnerabili, il veicolo, eccetera. Poi il 4 invece adesso ha una sua struttura, perché prima due cose, adesso invece riguarda la manutenzione, sostanzialmente la manutenzione invernale, cioè adesso riguarda tutti i CCIM, cioè la mobilità cooperativa connessa e normalizzata, quindi sia IDS, diciamo sia i sistemi di veicolo, di infrastruttura, infrastrutture, cioè la guida normalizzata, il traffico, la l'allegato 2 invece sono i principi per le specifiche, questo è molto molto tecnico e riguarda i principi per le specifiche, è molto tecnico e da, diciamo così, i famosi, riprende quello per il discorso che abbiamo fatto prima dell'articolo 1 che riguardava la normazione e la scelta di applicazione. Quindi praticamente i principi specifici, io non vedo niente qua, però. Questo pezzo di caso che mi dà fastidio perché non riesco a vedere nulla. Specifiche? No. E la diffusione di TS, scusate, ma non vediamo, noi per primi. Quindi praticamente dà proprio, diciamo così, i concetti di base per l'applicazione di servizi di ETS, servizi di ETS che devono essere efficaci, inefficienti nel costo, proporzionati, fra le utili servizi, la interoperabilità, la compatibilità, tutta una serie di cose che però di fatto, diciamo, danno il concetto, danno sul medio ambiente il concetto che tutte le norme, tutte quante le azioni, eccetera, vengono fatte per poter favorire l'uso di ITS, devono essere dettate da questi principi qua, cioè quelli dei principi di efficacia, di interoperabilità, eccetera. Allora, adesso qua noi abbiamo riportato veramente soltanto il testo dell'allegato, perché sennò è impossibile andare a vedere, e questi qua sono gli elenchi dei tipi di dati, di varie famiglie, insomma, che si vede. Elenco i tipi di dati, c'è tutti quanti da, come vedete, la cultura geografica, cioè, allora questo qua sono un po' è il frutto, lasciatemi dire, di quello che sono fatto negli anni precedenti, sui delegati. Questo è il famoso delegato sul multimodale, sostanzialmente, che riguarda tutto e riguarda anche l'applicazione, riguarda non soltanto la rete transeuropea, ma riguarda in particolare tutti quanti i comuni, quindi cioè anche il comune di Albano, di Roma, è impattato. Cioè è veramente una cosa, diciamo, non banale. Queste sono una media slide che è inutile che no, però ci sono alcune dettagliate, ne dico una in particolare. Sì, vai, vieni qua, però per così quando parlare vieni qua vicino.
la sui piani di traffico. Tu guardi, ce n'è una sui piani di traffico, l'altra è abbastanza semplice. La sui piani di traffico. E qui dove tutte le cose sulle ZTE, sulle cose, quindi esatto. Questo dice che tutto quello che le città fanno in termini di piani di traffico, di chiusure, di permanenti o temporanee, oppure per motivi di inquinamento, per qualunque cosa vanno riportate. Oh, qua accanto, vi ho riportato anche, ma a quanto qua viene riportata la scadenza, vedete, si fa entro il 2028, 26, ma non è che sono fra 200 anni, fra 2 anni, quindi sono cose molto complicate. Parla. Una domanda, ma per esempio, la sottocategoria piani di traffico, cosa materializza? Il piano di traffico è una cosa complessa. Cioè, che ce devo mettere? Che so, per via nazionale il traffico è impedito dal giorno X, ogni arco ha la sua limitazione. Però per esempio la sottocategoria è stata il senso unico, che può essere abbiamo avuto una discussione con la ragazza della Commissione Europea, ma non mi viene in mente. Dice questo è pieno tanto, dice devi tutte le forme su via nazionale, è vietato il transito ai veicoli categoria, ma scritto in te. Sì, ma l'ha scritto vuol dire praticamente è. Sono le informazioni che poi devono essere così dice, diffuse dal NAPO sostanzialmente. Sì. Questo è. Sì, però ogni arco ci mette tutta l'informazione, compresa quello. E questo è pensabile, ci il primo viene tratto, qui però nell'arco via nazionale, tratto da via Ponte Vittorio fino all'arco a via Piazza Chiesa Nuova, tu mi devi dire lì. Che dal 1 dicembre al 31 gennaio non è male quello, poi c'è la ZTE, sì, e sono praticamente tutte quante cose che vengono inserite, che devono essere trasmesse a un'app, cioè questo sì. Va detto, perché questo è il punto, cioè questo elenco di dati, scusate, ma questo elenco di dati, allora, questo è tutto... sono facili, ma questo è difficile, lo so, è messo apposta così. Allora, praticamente, scusate, questo elenco dei tipi di dati, che serve? Questo è il famoso allegato 3, sono i dati che devono essere trasmessi a NAP, sostanzialmente, e questo Fabio non mi confermi, giusto? Scusate, i dati devono essere trasmessi a NAP, di conseguenza, pensate che tipo di onere va a questo benedetto NAP, perché intanto deve avere tutti questi dati, poi come li processa tutti questi dati? Questa è la mia domanda. Allora, la domanda è. La quarta colonna fa l'atto delegato che ti dice come devono essere trasmessi i dati, in che formato deve avere tutto di ricerca. Sì. Questo è la risposta alla colonna 4. Sì, 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 esatto. Quindi questa cosa, questo allegato 3 di fatto è un allegato 3 preparatorio, tutta una serie di normative e di atti delegati che farà la commissione a seguito di questo. Sostanzialmente che impatteranno in maniera pazzesca sul funzionamento del NAP, cioè del National Access Point, che ripeto in questo momento è il CIS in Italia. Sì, ma il problema è di come sono fatti i dati. Eh sì. Il formato dei dati, alla fine qui deciderà come è fatto il formato dei dati, quanti i campi della campionatura del formato dei dati. Eh sì. Dopodiché trattarli dopo diventa banale, perché tu hai un formato comune, omogeneo per tutta l'Europa. Sì, però io immagino veramente quanto sarà complicato per le pubbliche amministrazioni, per i gestori della mobilità. Un certo punto c'è un formato, quello di tutte, poi la completezza delle informazioni, quello è il problema. La completezza delle informazioni, se manca l'informazione, la competenza purtroppo sarà competenza della città o dell'ente che dovrà dargli, Sì. Questo è il problema, se non è lì, non è manco da nessun'altra parte, questo è l'altro fatto. Questo è l'altro problema. Quindi, sì. Se tu non è che puoi applicare la multa a tizio che viene dall'Olanda, gli faccio la multa e che ha attraversato la ZTE, se non sta scritto lì dentro, quello ti farà rimborso e lo vince. Allora. Questo è garantito, questo diventa un problema di grande grado. Sì, appunto. Quindi come vedete, insomma, io adesso sto andando avanti, ma qua c'è sotto una marea di.
di... questo è riportato di nuovo, se non avessi capito bene, guarda, c'è pure questo. Sì. E dove si applica, cioè la cultura geografica qual è? La rete transeuropea globale per le strade, cioè globale vuol dire tutto, cioè la rete transeuropea globale per le strade. Sì, sono compreso quelli gestiti dalle città. Sì, sì. Se fossi sbagliato, se saranno sì, sì, sì. No, ma la rete globale, praticamente la globale è, riguarda anche ripeto, il comune di Rosarno, un sottostato. Grazie a te, il comune di Rosarno, te la fa, voi punto, capito? Quindi cioè, è importante questa cosa. Quindi cioè, voglio dire, questo allegato qua impatta in una maniera pazzesca tutto ciò che sono le città, le regioni, le province, cioè tutto ciò che riguarda tutti i gestori della mobilità. Il ministero non potrà, anzi, secondo me, non verrà che il ministero non dia l'autorizzazione del ZTL se non c'ha i dati che gli arrivano in maniera regolare. Anche. Quindi se non dà, questa è l'organizzazione di cosa, come si chiama il signore si occupa delle ZTL, che si occupava. Allora, qua per esempio, scusate, io sto guardando una cosa, l'intera rete di trasporti dell'Unione. I nodi accessi individuati per il modo di trasporto, io non vedo niente. Questo qua che riguarda in pratica la mobilità multimodale, e l'ambito di applicazione è l'intera rete di trasporto dell'Unione, quindi veramente anche il primo vicolo che sta, che ne so, la Galla di Venezia, con tutto il rispetto della Galla di Venezia. Ed è un gran problema. Servizi di formazione medico universale senza che servizi di essere, cioè, quindi scusate, ma questo qua invece l'allegato 4, che è l'elenco dei servizi, giusto? Io sì, sì, servizi, scusatemi. Sì. Esatto, cioè è veramente un qualcosa di impattante in maniera pesantissima su quello che sono su i gestori della mobilità, no Fabio, cioè sul gestore della mobilità, che sia città, che sia autostrade, che sia l'ANAS, che sia tutto, cioè vuol dire anche quello che riguarda, che ne so, per esempio, che riguarda anche, non so, gli accessi portuali, gli accessi agli interporti, cioè tutta la parte, diciamo, anche di logistica merci, no? Ecco. Allora, dunque, noi abbiamo cercato veramente in maniera non so come di darvi questa informazione su questo decreto, che su questa direttiva che di vero non è per niente di facile lettura, lo dico sinceramente, insomma, perché noi non abbiamo trovato per niente facile. Ringrazio la persona legale che ci ha aiutato, perché in effetti a leggere, perché in effetti non è assolutamente banale, anche visto il linguaggio utilizzato, devo essere sincera. La condizione di primo da chi è? Claire de Pré. È di Jim Mufa, il TS di Jim Mufa, ecco, per dire, quindi insomma sicuramente noi rimaniamo qua a disposizione per qualunque tipo di informazione, cioè da parte di TS Italia sarà, diciamo, un nostro onore andare un po' sul Ministero dei Trasporti a in qualche maniera sollecitare, a supportare il Ministero dei Trasporti in questo processo, perché questo va detto, cioè, come quello diceva Fabio prima, è importantissimo, cioè, il fatto dell'obbligatorietà dei servizi, dei dati, non è banale, cioè, questo impatta veramente anche la strada sotto casa, cioè questo è il problema, capito? Quindi voglio dire, cioè, qualunque sindaco, è impattato tutto questo, quindi sicuramente c'è in capo al Ministero dei Trasporti una grandissima responsabilità, e poi in capo anche a noi, insomma, andare a supportare, a spingere per questa direttiva, direi che sì. Sì, non vedo niente. Grazie. L'obbligo di dotarsi e trasmettere i dati dell'allegato 3 al NAP, sì. Vale per i comuni di qualsiasi dimensione, sì, sì, il numero di abitanti, sì, 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 risposta è sì, sicuramente sì. Sì. Sì, avevamo tentato di far passare il concetto delle zone di priorità in non è passato niente. Dall'azione. No. Tutti, anche io, sia cioè, al BAM, perché
lo conosco qua, Fabrizio Roma, ma insomma anche, che ne so, veramente Tarquinia, ho visto che c'è Fabio qua, io guardo Tarquinia, perché tutti ottenuto, ecco, per cui insomma tutti quanti i comuni sono partiti. Sì. Sì, no, era stato fatto un tentativo, ripeto, negli anni scorsi, nella revisione della direttiva, di definire le zone prioritarie, in fase esterna, dove ci fossero problemi di congestione, o di bottleneck, no, oppure di inquinamento, di... Quindi questo, mi leggo che non è passato, alla fine lo leggo pure io dalla direttiva, perché poi i tentativi sono stati fatti parecchi, discutendo, ma non è passato. Cioè non erano d'accordo, hanno preferito aspettare che maturasse il sistema ITS in maniera tale, perché questo, se si scuda questa direttiva, diciamo, questa visione della direttiva, quindi stavo vedendo studi del 2015-14, quindi però ok, quindi allora, che sia vero, siamo pronti, siamo aperti a ogni domanda. Grazie per chi ha fatto questa domanda. Chiaramente questa presentazione sarà fatta circolare da Laura, insomma, appena possibile. Quindi, insomma, ecco, noi abbiamo anche provato, vero Nardo, a fare un po' un testo unico, però secondo me è meglio qua, perché è più chiaro, che se no il testo unico veramente potrebbe essere anche fuorviante, secondo me, insomma, mentre invece questo qua secondo me è più chiaro. Però siamo a disposizione, quindi ti telefonate, ci chiamate, ci scriveteci, noi siamo, diciamo, sì, a vostra a disposizione per qualunque tipo di spiegazione. Ripeto, ribadisco, noi abbiamo adesso la nostra mission, chiamiamola così, quella di supportare il Ministero dei Trasporti in questo processo, perché non è un processo semplice, assolutamente. Però permettimi, posso dire per contrario, visto il sistema TTS, questo apre per i servizi ITS un mercato notevole, insomma. Ah, certo. Questo fatemelo dire, insomma, cioè quello che vedo, visto nel senso ormai l'ITS, questa direttiva dice che si diventano pervasivi della realtà dei trasporti, insomma, della mobilità. Cioè, di fatto, certo. I settori prioritari ormai si diventano settori, tutti, di fatto, sostanzialmente tutti i settori più importanti della mobilità, debbono essere di fatto dotati di sistemi ITS, quindi molto molto strette. Sì, insomma, poi qui l'Italia o altre nazioni arriveranno un po' tardi, insomma, se le tempistiche non dico si allargheranno un po', però insomma un minimo un po' più largo di quanto sono scritte lì, magari diventeranno, però insomma devo dire che questo entro il 2030, questo tutti i sistemi, tutte le nazioni europee dovranno essere dotati questi sistemi tali da poter rispettare questa direttiva. Quindi vogliamo una prospettiva quinquennale, tutto sommato, e quindi da qui a 5 anni chi non è dotato dovrà essere dotato. Di fatto è così, in particolare questo è anche un altro degli obiettivi, che insomma quello che c'è poi nella saga iniziale, ecco, di mettere un pochino, diciamo, l'Europa al passo con altri paesi, perché io non a caso ho citato gli Stati Uniti col fatto di Waymo, perché loro hanno tutti i sistemi proprietari e quindi di conseguenza, diciamo, sì, non c'è la norma generale, e questa è una cosa che può essere non banale, perché non so, lo Stato della California potrebbe dire no, non mi piace, non lo faccio, insomma, e questo oppure un altro Stato, quindi non c'è una norma. Beh, a livello, se l'Europa rispettasse in 5 anni questo adeguamento di tutti i sistemi integrati, multimodali, che si parlano fra loro, sarebbe a livello cinese, insomma, ecco, diciamo così, insomma, sarebbe quasi, nel senso, intendo dire che raggiungerebbe un'economia di scala importante. Sì, certo, ecco, sì, assolutamente sì, certo, bisogna capire, insomma, l'impegno deve essere meno. Io devo dire che per quanto riguarda l'Italia, l'impegno c'è sempre stato, tutte quante le iniezioni che abbiamo, anche perché, per esempio, io ricordo che l'Italia è stato l'unico paese membro che ha fatto il decreto suo, cioè io ripeto, il famoso decreto più importante del 2013, poi ha fatto il decreto smart road, l'ambientazione elettronica, cioè c'è tutto un impianto normativo italiano che magari altri paesi non hanno, voglio dire, questa è una cosa importante, quindi possiamo partire da delle basi certe, questo non è alcuni settori è di fatto leader quasi del mercato, cioè l'Italia, nel senso, in tutte le ZTL, in tutte le zone a traffico limitato e anche quelle
cosiddette ecologiche, insomma, in zone diciamo a bassa emissione, cose del genere, e poi lo è nel MAS, in qualche maniera sta cercando di avere una... Nel MAS c'è anche altri paesi che fanno, sì, vabbè, no, che fanno servizio e più sperimentazione, perché servizio più sperimentazione. Cioè, bisogna, ripeto, ci sono paesi, io ribadisco Stati Uniti perché abbiamo vissuto in maniera, diciamo così, diretta. Negli Stati Uniti c'è la possibilità di, con alcune città, chiaramente in particolare Phoenix, San Francisco, Los Angeles, c'è la possibilità di prenotare un veicolo autonomo per fare il servizio Uber. Il peccato che però hanno normative da loro, cioè non hanno una normativa generale, cioè uno fa come gli pare, c'è cioè, un po' cioè, una regulation generale, voglio dire. Poi ci sono altri paesi molto all'avanguarda, come Dubai, che danno, Corea, che stanno sprecando danni questo tipo di normative, di tecnologie, e di conseguenza questo è stato un modo per poter mettere l'Europa al passo, quindi l'industria europea, perché va detto questo, l'industria europea al passo con altre industrie, sostanzialmente questo, con altri livelli. Però io ripeto, noi partiamo magari da delle basi normative che ci sono, cosa che in altri paesi non ci sono, cioè questa è la verità. Sì, sì, ci sono altre domande, Laura? Prego. Sì. No, no, no. Dai. Sembra che diciamo che sì. Dovete alzare la voce che non si sente, per favore. Magari vieni un po' più qua, perché scusate, ma che è lontano dal microfono. Ok. Ma mi chiedevo se, considerando che entro il primo marzo, per favore, scusa, Andrea Colella di un signor manager di Diablo Sisono. Ok. Dicevo, considerando che entro il 31 marzo dell'anno prossimo bisognerà presentare questa relazione, sì, relativa alle, diciamo, alle misure che verranno, yes, messe in atto, volevo capire se è stato già definito chi si dovrà occupare di redigere questa relazione, immagino, no, MIT. Ah, vabbè, però, no, considerando la pervasività di cui parlavamo prima, e quindi del fatto che questa normativa e questa direttiva si applica a livello nazionale anche su, diciamo, su larga scala, anche sui singoli comuni, come, diciamo, quale sarà il ruolo delle singole entità, diciamo, di governance delle diverse, appunto, allora, comuni, e anche eventualmente gli operatori privati, sì, barra sociale del TPS. Sì, 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 allora, grazie. Allora dunque, cerco di rispondere, innanzitutto cerco perché in effetti non è stato definito ancora niente, questo ha detto. No, no, capisco, lo so, intanto, fino adesso l'ente competente è il Ministero dei Trasporti, quindi diciamo così, in particolare per quanto riguarda, visto che ci sarà fatta l'organizzazione del Ministero dei Trasporti, l'ente competente rimane sempre la Direzione Generale della Sicurezza Stradale e dell'Autotrasporto, in particolare il CIS. Quindi l'ente competente è questo, sicuramente devono ancora definire loro, cioè devono definire loro che sta occupando anche della, sta occupando del recepimento, sta occupando di questo sentimento. Allora, è stato già, diciamo così, allertato per il recepimento. Allora, però di fatto non sarà ancora definito niente, e quindi ribadisco, sarà, diciamo, loro compito, onere, onore, insomma, stabilire che tipo di modalità applicare, no? Quindi come giustamente detto, come andare a coinvolgere le regioni, i privati, attori. Cioè, se no va fatto un tavolo. Io non sarei, perché se non c'è stato, allora, io non amo molti tavoli, ma quando ci vuole, ci vuole, come si dice a Roma, nel senso che quando ci, questo è un tavolo importante che va fatto, perché altrimenti coinvolgendo magari tutte quante associazioni di settore, tipo l'ISCAT piuttosto che Astra per quanto riguarda il TPL, eccetera, perché a cosa, per discutere insieme come fare, voglio dire. Ci sono dei tagli, è definito come un obbligo per gli stati membri, ci sono dei tagli di obbligatorietà da andare. No, non mi pare. Il CIS comunque ha già fatto questo lavoro negli anni passati, quindi perché comunque era già per la direttiva era chiamata a ragionare la commissione per tre anni, adesso non ricordo, quindi questo compito loro l'hanno fatto. Sappiamo che comunque le scadenze sono state rispettate sempre, e quindi comunque adesso si dovranno attivare sulla base anche di queste scadenze qui dei nuovi allegati. Tutto deve finire ancora, però hanno cercato di coinvolgere i locali, hanno cercato di chiedere i dati, sì, però diciamo che sulla direttiva 40 non ci sono, hanno avuto problemi.
quindi adesso però non sappiamo quale sia la strategia e la metodologia che dovranno certo. fare. C'è Bruno Pezzuto di Verona. Sì, Bruno, vuoi parlare? Bruno. Sì, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ti presento a tutti. Il nostro vicepresidente. Vai Bruno. No, era solo un inciso brevissimo. Peraltro dovrebbe esserci presente ancora Andrea Napoleoni del ministero. Ciao Bruno. Un suggerimento poteva essere. Un attimo solo, scusa, dopo perché presento le persone. Allora, Andrea Napoleoni è il CIS, quindi scusate, non lo dico. Sì. Abbiamo questo soggetto. Andrea, scusa, ma insomma ti abbiamo citato eternamente, visto il ruolo che avete, dai. No, no, ma io sono qui per imparare. Vai Bruno. Sono qui per imparare. Qui per imparare e noi per imparare da lui e da voi. Grazie Andrea. Vabbè, tanto lo sai che noi siamo a disposizione. Allora. Un brevissimo contributo, cioè nel senso che siccome stiamo lavorando a livello nazionale col Ministero, con diverse regioni, per l'alimentazione dei dati Netex, no? con Fabrizio Arneo, 12.5T e Piemonte, che un po' fa da coordinatore, allora abbiamo attivato in Veneto, ma altre regioni hanno fatto la stessa cosa, no? Abbiamo attivato il RAP, il Regional Access Point, che come dire il nodo territoriale attraverso cui raccogliamo i dati e poi li inviamo al NAP, al National Access Point. Noi ipotizziamo che questo canale di comunicazione possa essere sfruttato in maniera vantaggiosa anche per tutti i servizi che sono previsti dalla direttiva ETS, cioè nel senso una volta individuato il canale di comunicazione, se anche tutti, per esempio, gli eventi di traffico possono essere utilmente inviati al RAP, che è più facile anche per il ministero stesso, perché immagino che non è che possa ricevere da centinaia di comuni tutti no. insieme gli eventi di traffico. Allora, questo consente alla regione da un lato di fare da hub regionale e al ministero di raccogliere in teoria da 20 canali e non da centinaia tutti gli eventi che riguardano quel territorio. Ecco, era solo questo come contributo alla discussione. Grazie Bruno, e questo è un commento molto importante, perché appunto è un modo di razionalizzare un po' questo tipo di raccolta dati. Ok, perché l'istruzione dei RAP è chiaramente estremamente importante anche per quanto riguarda proprio il lavoro che deve fare il CIS. Un'altra cosa, visto che c'è Andrea che è collegato, non ti voglio spaventare Andrea, però qua bisognerà mettere in piedi un processo di decisione per quanto riguarda come andare a presentare queste benedette relazioni, in particolare quella del 2025, alla Commissione, perché non è banale tutto questo. Infatti, come ti ho detto, facciamo anche sollecitata un po' dalla domanda che è stata fatta, come farlo, cioè un metodo, dovete stabilire un metodo di lavoro che magari anche parlando con San Giorgio, che è quello che è responsabile del CIS, bisogna capire come fare. Ed è purtroppo, siccome il tempo non è proprio tantissimo, perché un anno sembra tanto, ma in realtà non è poco, quindi sicuramente Andrea poi magari ne parliamo con tranquillità, va bene? Sì, io intanto ringrazio voi, ringrazio PTS per il lavoro svolto e per l'aiuto che ci state dando. Io posso soltanto dire una cosa, ad aggiungere poi quello che ha detto Bruno prima. Cioè? Pronto? No, sì, abbiamo sempre... Perché è la linea. Posso? Sì, no, ti ripeti perché è la linea. No, stavo ringraziando voi e il lavoro svolto. Grazie. E poi in aggiunta a più quello che ha detto Bruno, posso soltanto dire questo, che per quanto riguarda la 40 i regolamenti abbiamo sempre relazionato alla commissione. Io ti posso dire che le vostre slide le farò vedere a Paolo San Giorgio e al dottore Erario, che è la nostra mano lunga a Bruxelles. Esatto. E poi vedremo come fare un po' tutti quanti questo tipo di lavoro.
per quanto riguarda, e questa però è la parte normativa, io purtroppo sì, posso seguire, ma diciamo così, parallelamente. Per quanto riguarda invece la parte operativa, quella che diceva Bruno, io vi posso dare alcuni numeri. Vi posso dire che il CIS attualmente tratta 200.000+ notizie di infomobilità, ok, a livello nazionale sulle strade urbane, extraurbane e autostrade. Queste notizie ci vengono da AISCAT, Autostrade per l'Italia, ci vengono da tutti i vari gestori autostradali, ci viene dall'ANAS, che ha praticamente in gestione tutte le strade statali d'Italia. Quelle che non ha in gestione l'ANAS ce le procuriamo tramite, perché noi qui al CIS abbiamo l'ACI che fa questo tipo di lavoro, che ha contatti in tutti i comuni e perciò riesce a reperire le notizie comunali, ma si parla sempre di infomobilità, cioè coda, incidente e lavori all'interno dei comuni. Certo, per quelli più piccoli è un problema, perché dovremmo avere contatto diretto con, magari con un comune tipo sotto i 5.000 abitanti, e non è facile averle, e perciò lì diciamo che abbiamo l'arma dei carabinieri, che è un po' distribuita su tutto il territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli, che ci dà una mano e si è sempre qui all'interno della nostra centrale operativa. E questa è una cosa. Per quanto riguarda invece quello che diceva Bruno, sì, quello riguardo il TPL, cioè il multimodale, al momento abbiamo tantissime regioni che ci mandano tantissimi dati, e si parla in questo momento però solo di dati statici di Netex. Diciamo che da giugno, se tutti saranno pronti, anche noi siamo pronti a ricevere i dati dinamici, cioè parliamo anche di sharing e servizi di mobilità del tipo, i piccoli movimenti anche all'interno delle singole città, e perciò i dati saranno migliaia, che noi gestiamo normalmente, giornalmente, se qualcuno ha fatto questa domanda. Non abbiamo problemi di gestione di tutti questi dati. E, dopodiché, per questa nuova direttiva ce la studieremo, valuteremo anche insieme a voi, e naturalmente se c'è da fare qualcosa la faremo, ma comunque siamo tanto tanto avanti in confronto ad altre nazioni, vi assicuro, anche perché noi, ho visto qua la Mainardi collegata, siamo dentro a un progetto che si chiama Federation Up, e dove ci sono tutti i NAP europei, e vi assicuro che l'Italia non è indietro a nessuno. Grazie. Se Paola vuol dire qualcosa, però insomma questa è la situazione. No, grazie, sì, sì. Andrea, questo ci conforta, perché in effetti insomma che noi siamo indietro, agli altri, io come tu pensavi non ho mai pensato, quindi insomma no. Assolutamente. C'è Paola che segue meglio di me il progetto. Sì, sì, confermo infatti quanto detto da Andrea, diciamo l'Italia sotto il Ministero e con la partecipazione di anche altri enti, tra cui alcune autostrade e altre società informatiche, partecipa proprio a un progetto europeo che si chiama NAPCOR, che è proprio diciamo NAPCOR. Questo. Esatto. Perfetto, esatto. Grazie. Grazie tanto della spiegazione, e grazie anche delle notizie che ci ha dato Andrea. Intanto mi presento, mi chiamo Michele Luglio e sono docente di comunicazione al Ministero della Vergata, e tra i tanti settori di applicazione del mio settore anche i trasporti, anche perché collaboro col Consorzio Nidro, di cui sono stato presidente per 3 anni e adesso sto in consiglio di amministrazione, e poi vabbè, da 3 anni sono anche presidente di uno spin-off universitario dove ci occupano di reti di comunicazione e di 5G. E allora io nel corso della presentazione avevo una domanda che parzialmente è stata soddisfatta dall'allegato 3, Tipo, che tipo di dati vanno trasmessi? Tutti l'acqua. Però è parzialmente soddisfatta, perché diciamo, quell'elenco che sta nell'allegato 3 diciamo, fornisce la tipologia di dati, io la chiamo ad alto livello, poi bisogna definire che tipologia e quali sono i requisiti di dati trasmessi. Questo è proprio il mestiere di chi si occupa di telecomunicazioni. Faccio un esempio. I dati, non tutti, vanno trasmessi in tempo reale, non in tempo reale, con quanto ritardo, con quale qualità del servizio, con quale livello di riservatezza, di sicurezza, di protezione, eccetera, eccetera. Poi ecco nell'elenco anche delle informazioni molto particolari e molto occasionali, no? Strada temporaneamente sdrucciolevole o
strada è temporaneamente occupata da animali, che cosa che succede molto. Allora lì, diciamo, a quell'elenco, che è facile da fare l'elenco, magari ancora incompleto pure, è sotteso un problema tecnologico non da poco, perché vuol dire strada temporaneamente succedevole significa mettere dei sensori, non una persona che sta lì a vedere H24 se la strada è succedevole e poi magari chiama il centro di controllo e inseriscono i dati su un certo database, perché mentre giustamente chi è intervenuto prima di me ha sottolineato la complessità anche di inserire tutte le ZTE, tutta una serie di quantità, però alla fine non voglio banalizzare assolutamente, per carità, si tratta di stare davanti a un computer a mettere tutti i dati, non è banale. Sistemi automatici, ma all'inizio c'è sempre qualcuno che inserisce i dati. All'inizio della storia, però invece la strada temporaneamente truccevole significa mettere una rete di sensori capillarissima, ma non solo i sensori, una rete, qui vengo al mio mestiere, che copra, che dia connettività ovunque, perché l'animale può capitare, perché normalmente non sta in autostrada, ma magari sta su una strada in campagna, insomma in posto. A Roma, ormai i cinghiali al vaso, quindi in effetti ho fatto esempio sbagliato. Quindi i sistemi di illuminazione però vanno progettati adeguatamente, perché io una cosa che noto anche in altri ambiti applicativi, perché appunto io, diciamo, il mio settore è molto trasversale rispetto ai domini applicativi, quindi dalla telemedicina alla telecomunicazione eccetera, che porre attenzione al sistema, perché quello che si fa normalmente è che si pensano tutte queste cose molto belle da fare e poi si dice vabbè, tanto le telecomunicazioni, quello che c'è mi prendo e la trasmetto col 3G, col 4G, non funziona così. Quindi la rete va progettata, la rete, l'attuale sistema che sta per andare in esercizio, già in parzialmente in esercizio, che è il 5G, consente di fare queste cose qui con molta flessibilità, consente, adesso non mi dilungo, ma vi dico solo un termine tecnico, consente di costruire le slice, che sono dei sottinsieme delle infrastrutture di rete e dei protocolli per fornire certi servizi. Mm-hmm. E quindi, diciamo, bisogna però progettarla la slice e poi realizzarla. Quindi tutto qui, diciamo, bisogna fare attenzione anche poi alla modalità con cui trasmettere i dati. Grazie dell'intervento, molto utile. Fabio, tu vuoi dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa. Appunto, i programmi di lavoro in realtà sono atti delegati che dovranno essere legati. Programma di lavoro, in realtà l'altra data fondamentale della direttiva è il 31 dicembre 2024, in cui viene stabilito il programma di lavoro. Sì. Questa è l'altra data fondamentale, quindi abbiamo tre date in realtà. Sono 31 dicembre 2024, 31 marzo 2025 e 31 dicembre 2025. Sì. Queste sono le tre date fondamentali. Nel 31 dicembre 2024, e qui l'azione cosiddetta, diciamo, di lobby di vari stati membri dovrebbe essere fatta lì, perché il comitato europeo infatti è un caso che Andrea ha detto però da Antonio Erario, perché lui è membro del comitato consultivo, quindi va stabilito come cosa Erario, fatto, rappresentanti italiani hanno fatte prima, dopo quali specifiche hanno fatte prima e dopo, perché poi gli atti delegati su quelli sarebbero le specifiche dei vari servizi sistemi. Quindi quello è l'altra data fondamentale, il programma è quello, non c'è ancora il programma, ma c'è la data in cui ci sarà il programma. Ecco, che non è banale. Quindi questa arriverà un anno prima del ricevimento obbligatorio, quindi queste sono le tre date. Poi di fatto si apre adesso la discussione del programma del lavoro a livello europeo, però sì, quindi insomma il nostro rappresentante italiano sarà porterà le istanze nazionali, chiaramente. Sì, infatti non è un caso che Andrea Moroni molto carinamente ha detto che queste saranno date anche a Antonio Erario, insomma. Vabbè. Ok, qualcun altro vuole intervenire? Possiamo intervenire? Ok, ringrazio tutti della partecipazione, ringrazio anche i presenti e della pazienza per rimanere fino a qua, insomma, diciamo che mi rendo conto che è stato qualche cosa anche da quei pezzi, da quelle parti piuttosto noioso, però insomma ho cercato di tutti i modi di renderlo un pochino più, diciamo, fluido a tutti quanti. Grazie e a risentirci. Grazie. Audio riattivato. Tutti, grazie mille. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci.
Grazie. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, arrivederci. Buonasera.